Buongiorno a tutti e benvenuti all'Assemblea Costituente del Regolamento per i Beni Comuni di Catania. Io ci terrei a fare una piccola premessa, ecco, sul luogo, che è importantissimo perché è un emblema di quello che si può fare in questa città, soltanto con di quello che le buone pratiche di questa città sono in grado di dimostrare. È un incontro che, come avete visto dalla locandina, non ha nessuna sigla, nessun logo, nessuna bandiera, questo volutamente perché serviva per dimostrare come eventi come questo riescono ad essere completamente orizzontali e non hanno bisogno di nessun cappello per avere effettivamente un valore innegabile. Siamo qui con due persone che avranno occasione di spiegarci come si arriva a un regolamento per i beni comuni e quali sono le buone pratiche che sono già state messe in atto in Italia. Sono il professor Luca Nivarra, docente di diritto all'Università di Palermo, e il professor Giso Amendola, docente di diritto all'Università di Salerno. Il professor Nivarra è anche fondatore della Commissione Rodotà, che parte, ecco, della Commissione Rodotà, che tra poco ci spiegherà di cosa si tratta. Per cominciare, insomma, io poi lascerò la parola a loro, che sono sicuramente più le persone più adatte, ecco, a svolgere questo argomento e a spiegarlo, però ci terrei a leggere la definizione di bene comune che viene dall'articolo 2 del regolamento di Bologna, che è stato uno dei primi regolamenti che sono, a questo proposito, che sono stati emanati in Italia. Non è sicuramente il più avanzato, ma ce ne parleranno appunto più avanti, però secondo me è un buon punto di partenza per capire dove, ecco, si può andare, qual è la direzione di questo incontro. Allora, beni comuni urbani sono i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva. Ora, a questo proposito, Giso, comincerei con te e ti chiederei appunto di darci, tu hai già spiegato che una definizione di beni comuni non è facile da dare, però ti chiederei, insomma, nella tua esperienza, di che cosa stiamo parlando e dove stiamo andando. Da dove veniamo e soprattutto perché lo facciamo? Sì, no, non è impossibile dare una definizione dei beni comuni, ma i regolamenti ci provano e quello che vediamo è che queste definizioni sono naturalmente sempre più aperte, sempre più processuali, perché definire bene comune è in qualche modo ingabbiarlo. Ci possono essere diversi tentativi di dare definizioni, anche di fare tipologie dei beni comuni, materiali, immateriali, eccetera, eccetera. Tutta questa storia ha un limite, ed è il limite del fatto che quando diciamo beni comuni, quando i movimenti dei beni comuni su cui queste cose hanno marciato usano l'espressione, in realtà intendono un mondo di cose che sono molto complesse e non sono racchiudibili nella definizione. Probabilmente non sono neanche racchiudibili nella definizione di bene. La prima cosa che dovremmo dire è che i beni comuni non sono beni, o non sono solo beni, nel senso che quando ci riferiamo al mondo dei beni comuni ci riferiamo a una serie di pratiche, di attività che non sono fatti, che non sono cose che stanno da qualche parte, ma sono un mondo di pratiche che è stato messo in atto. Io direi che se noi guardiamo al movimento dei beni comuni, alcuni punti fissi li possiamo capire in questa storia e cercare di ragionare anche sui limiti di questa storia, che è quello che un'assemblea deve e può fare. Primo punto è che non esiste movimento dei beni comuni che non abbia messo al centro la questione cruciale della proprietà. Chi parla di beni comuni in sostanza dice, lo può dire in molti modi,
ma dice che una parte del mondo non è appropriabile, che i dispositivi di proprietà non possono essere, i dispositivi proprietari non possono essere l'unicum, non possono essere la soluzione e anzi spesso e volentieri sono il problema. Quindi, primo punto, i movimenti dei beni comuni immaginano un uso delle risorse, un accesso ai servizi, una idea non appropriativa della nostra relazione col mondo. Questo credo che sia il primo punto su cui tutte le pratiche dei beni comuni possono confluire. Secondo, se i beni comuni non sono semplicemente cose di cui garantire la migliore gestione possibile, ma sono attività, il movimento dei beni comuni è di per sé un movimento per la democrazia, è un movimento per le esperienze di democrazia dal basso e di democrazia partecipativa, è una sperimentazione di una nuova possibilità di immaginare lo spazio pubblico, di immaginare lo spazio pubblico dove, e direi che questo è il terzo punto, dove per spazio pubblico non si intende lo spazio pubblico dato, non si intende, per essere molto chiari, non si intende la difesa dello Stato contro l'appropriazione privata. Il movimento dei beni comuni nasce da persone, da attività, da pratiche che si sono rese abbondantemente conto che se i meccanismi proprietari fanno schifo, i meccanismi statuali non sono state la soluzione, ma spesso e volentieri hanno costituito il problema. È nato allora un mondo che ha sperimentato e provato di sperimentare strade e prassi partecipative di tipo diverso, conflittuali di tipo diverso, che non hanno a che fare con questa grande divisione tra pubblico e privato. Questo mi sembrano i tre punti su cui possiamo fare leva. A, chi è per i beni comuni, è un critico della proprietà, un critico, non uno che si mette al lato o gli vuole fare le unghiette, non uno che vuole addomesticare il cagnolino, no, un critico della proprietà, uno che dice il mondo dei dispositivi proprietari è un mondo disastroso, è un mondo che affama, è un mondo che non sa neanche assicurare più il minimo dell'equilibrio, neanche il minimo dell'equilibrio dello sfruttamento riesce più a fare, no? Facciamo questa assemblea nei giorni della Grecia, per cui è chiarissimo quello che si dice quando si dice che i dispositivi proprietari sono al fallimento radicale. Due, quando si parla di beni comuni si parla di attività e quindi si parla immediatamente di democrazia. Tre, quando si parla di democrazia di spazio pubblico non ne si parla dentro la classica divisione pubblico-privato, perché se il privato è marcio, il pubblico è stato negli anni quel potere legale, spesso illegale, ma molte volte anche semplicemente legale, che però ha favorito quel marcio, ha prodotto e riprodotto quel marcio. Se questi tre punti hanno una qualche valenza, io credo di sì, sono stati quelli che il movimento del bene comune ha espresso, ha portato con sé in maniera esplicita o implicita, ma sono stati quei punti. Certo, il bene comune nasce da una situazione molto specifica in Italia, dalla situazione dell'acqua, ma non credo che il movimento dei beni comuni fosse un movimento di gente pronta a dare la propria vita perché gli amministratori comunali potessero creare delle società pubbliche sull'acqua, non era soltanto questo, non poteva essere soltanto questo, anche perché il 99% delle persone che erano nel movimento dei beni comuni conosceva un amministratore pubblico e quindi immaginava bene che la soluzione non potesse essere quella. Il movimento dei beni comuni ha portato avanti in maniera implicita o esplicita questi punti. Dopodiché ovviamente si è trovato davanti a delle impasse, nominiamole, è stato un movimento che ha vinto, nominiamole per capire che come possiamo andare avanti, per capire come si superano degli obiettivi in momenti di crisi,
è stato un movimento che ha vinto un referendum, è stato anche un movimento che ha contribuito alle fasi più avanzate della delle possibilità di trasformazione italiana, no? Un movimento che politicamente è inciso molto, non ci sarebbe stata le nuove amministrazioni di Napoli e Milano, lasciamo perdere come sono finite, ma non ci sarebbe stato quel dato politico senza il movimento dei beni comuni. No? Quando si dice, ma perché in Italia non abbiamo avuto i movimenti degli indignados? Perché, attenzione, perché non abbiamo avuto delle cose, ma ne abbiamo avute delle altre. E una delle altre cose che abbiamo avuto, molto importanti, di cui noi stessi ce ne dimentichiamo, era il movimento dei beni comuni, che ha imposto delle cose e ha prodotto effetti politici di assoluta rilevanza. Cosa si è trovato di fronte a questo movimento? Che il risultato referendario è stato riattaccato immediatamente dai poteri che l'avevano, che erano stati sconfitti. Certo, ha avuto dalla sua la possibilità di avere una buona sentenza della Corte Costituzionale, molto importante, eccetera, ma ha anche dovuto sperimentare sulla propria pelle che puoi trovare ogni tanto qualche giudice a Berlino, ma se dietro il giudice a Berlino non c'è una lotta politica, non c'è un conflitto politico, il giudice a Berlino ci può fare molto poco. Per cui tu hai potuto anche avere una Corte Costituzionale che ha fatto una sentenza importante che bisognerebbe studiare e ristudiare, ma che quello non ti può risolvere il problema. E quindi si è diffusa una specie di idea della impotenza o dell'impossibilità, no? Spesso accade così, proprio nel momento di più forza dei movimenti, quando arriva una sconfitta, nel momento di più forza dei movimenti, se non riesci a ingarrare l'analisi, diciamo, a indovinare l'analisi e a capire quali erano i tuoi effettivi punti di forza per continuare, la sconfitta può essere assolutamente demoralizzante, perché pensi, ho dato tutto, ho finto, ora che cosa devo fare più? E tendi a rifluire. Il movimento contro la guerra fu un movimento chiamato dal New York Times la seconda potenza mondiale, quando nel 2003 invase le piazze di tutto il mondo contro la guerra. Una settimana dopo scoppia la guerra in Iraq, l'hai più visto un pacifista, sta ancora lì tramortito da quella, ma giustamente, ho mobilitato il mondo, hanno fatto la guerra, che cosa posso fare? È quello che accade, no? Ci sono quelli che dicevano, ah, ma l'Unione Europea è ormai è un gruppo di tecnocrati potentissimi che ridurrà, non si può dire no a questi, che cosa possiamo fare? Dobbiamo solo scappare, fuggire, spararci, ormai il mondo è finito, il capitale ha vinto, ha preso le anime, eccetera eccetera. Ci troviamo in una situazione in cui quelli che la pensano come noi in Spagna hanno il secondo partito, e se non fanno idiozie possono fare anche il primo. In Grecia addirittura, in questo non poter far niente, hanno preso il governo e stanno sfidando in una maniera radicale l'Unione Europea, mentre noi pensavamo che non si poteva fare nulla perché ormai il capitale aveva vinto e aveva preso anche le nostre anime. Allora, ripensando a quella grande vittoria del movimento dei beni comuni, che poi veniva da un altro ciclo, si incrociava anche con un ciclo di movimenti più lontano, che era quella dell'onda universitaria, c'erano state dal 2005, fa questa vittoria e poi si trova davanti al fatto, ma non è cambiato niente. Torniamo a vedere che cosa c'era dentro. C'erano appunto dentro queste cose: proprietà, democrazia, alternativa al pubblico e al privato. Come vivono queste cose? Hanno ricominciato a vivere, citavo non a caso la presa delle amministrazioni di Napoli e Milano, non perché mi piacciano particolarmente quelle amministrazioni, poi dall'accento si capisce che sono di Bolzano Nord e che con Napoli quindi la vedo da molto lontano, diciamo. Conosco quelle amministrazioni, conosco i limiti. E però quelle amministrazioni, che cosa ha significato? Che questi movimenti qui, dei beni comuni, sono diventati fortissimamente movimenti capaci di porre una questione molto più importante. Non molto più importante, perché quella del referendum era centrale, ma diciamo che riusciva a porre, a far venire alla radice, all'emergenza, la questione di fondo, che era quella non tanto della difesa, e torno al primo tema, del bene, della cosa,
il movimento dei beni comuni è come la verità. La verità non è cosa, non è cosa, come diciamo noi. I beni comuni non sono cose, sono diventati, hanno posto il problema di una gestione complessivamente diversa della città. Hanno posto il problema di che cos'è oggi un governo partecipato, sperimentale, conflittuale della città. Sono i percorsi, si sono trasformati in percorsi complessivi su quello che Lefebvre chiamava il diritto alla città. Lefebvre è sociologo, anche se quando lo storico è sociologo della città. Quando lo nomini sembra essere l'arcivescovo tradizionalista ribelle, quindi bisogna sempre stare attenti, perché magari qualcuno ti dice: ah, quello è lefebriano, sì, nel senso del diritto alla città, nel senso della messa in latino. Sono diventati movimenti sul diritto alla città, su che cosa significa oggi immaginare conflitto, partecipazione, sperimentazione di possibilità di governo e di autogoverno. Sono irruzioni di soggetti non convenzionali che non hanno niente a che fare con le geografie composte da i soggetti della governanza delle città. Questo è il movimento dei beni comuni. Si sono presentati sulla scena associazioni, gruppi, soggettività nuove che hanno in comune l'essere degli ibridi e dei mostri rispetto alle geografie tradizionali delle governanze della città. Rilanciare su questo tema mi sembra essenziale. Cercare di creare tra tutti quelli che si sono battuti per questo delle piattaforme, dei dispositivi costituenti, li potremmo chiamare con tutte le minuscole del mondo, ma dei dispositivi costituenti per trasformare il diritto alla città. In tutto questo i dispositivi giuridici possono avere il loro ruolo, guardati laicamente, sono uno degli strumenti. Tu parlavi dei regolamenti, vado a chiudere, cosa può essere oggi la proposta di un regolamento? Nel peggiore dei casi è un modo burocratico di affrontare la questione, e molte amministrazioni l'hanno fatto. Tu citavi un buon regolamento, quello di Bologna, ce ne sono anche di migliori e ce ne sono moltissimi di peggiori, dove il regolamento diventa una questione con cui l'amministrazione regola quello che non può essere regolato, detta le sue regole attenendosi a una concezione dello spazio pubblico e dello spazio cittadino che non sta più né in cielo né in terra. Quindi sono degli atti autoritativi, delle cornici che producono atti autoritativi e richieste continue alle associazioni, ai gruppi di conformarsi a questo o quel momento. Non può essere questo. I regolamenti più avanzati sono invece delle possibilità in cui, non accettando l'amministrazione, ma creando dei processi collettivi di scrittura complessiva, di confronto, di processi costituenti, si possono chiedere, si può cambiare il quadro di riferimento e dare delle possibilità normative che nascono dal basso per rispondere a domande: che cos'è oggi l'uso della città? Che cos'è il ritorno, non il bene? Certo, c'è il problema degli spazi dentro, ma non solo il problema dell'uso degli spazi, c'è il problema dell'uso delle vie, c'è il problema dell'uso degli spazi urbani, c'è il problema dei servizi, c'è il problema dell'accesso alle risorse metropolitane e cittadine. Tutto questo può essere immaginato anche dentro queste buone esperienze che abbiamo divertenza, ecco. Questi sono regolamenti, non quelli buoni, non sono regolamenti che sono nati dettati dall'alto, ma sono il frutto di conflitto e divertenza che hanno innovato anche il linguaggio. Dov'è che tu potevi trovare, non so, prendo Chieri che parla delle soggettività autonome o collettività civiche? Sai, è un modo, è come se a un certo punto dalle vertenze si è dato il problema: io ho dei mostri qua. Che è sta roba? Un partito, un sindacato, un'associazione? No, è il prodotto di nuovi esperimenti di autogoverno dal basso. Come li chiamiamo? Ovviamente non li puoi costringere in definizioni giuridiche, però se questi esperimenti dal basso si mettono insieme, possono, ovviamente
mettersi insieme non significa rinunciare per nulla ai propri percorsi e alla propria identità, ma significa costruire una cornice di senso. Perché se noi andiamo uno alla volta, quella sensazione di sconfitta che abbiamo avuto dopo la vicenda del referendum, dopo le vicende del movimento dei beni comuni, si replicherà. Perché ognuno, se va solo e non si costruisce una cornice di senso politica complessiva, non si rilancia facendo un salto, beh, i destini sono due per i movimenti che si sono occupati dei beni comuni, sono due, semplicemente. O la marginalizzazione testimoniale, e quindi ci faremo tante belle assemblee con Luca, con cose, ci mettiamo là e ricordiamo come erano belle le idee del movimento dei beni comuni, oppure, peggio ancora, quella roba che gli americani chiamano il commons management. Commons management significa che i beni comuni, i movimenti dei beni comuni vengono più o meno cooptati nelle governance cittadine, perdendo la loro carica conflittuale. Se non fai un salto politico e non crei una cornice politica complessiva di queste esperienze, se non fai nel tuo piccolo quello che hanno fatto in Spagna con gli indignados, il movimento aveva dato tutto, se non ti inventavi un'accelerazione politica, quel movimento lì finiva o nella marginalità o nella cooptazione. Questo è il problema che abbiamo davanti. Vedete la questione degli sgomberi. La questione degli sgomberi, veramente finisco, è una questione centrale, perché ci dice, uno, non dimentichiamolo mai, ci dice quanto fanno schifo gli altri, perché poi noi possiamo fare tutte le nostre critiche sulle nostre difficoltà da aggredire, ma il punto primo è che gli altri fanno schifo. E questa questione degli sgomberi a ripetizione di queste esperienze dice come le amministrazioni di qualsiasi colore attualmente non capiscono, non vogliono capire, non sanno capire, non hanno gli strumenti per capire. Però questa questione degli sgomberi significa anche che noi siamo alla crisi, detta in senso produttivo, cioè a quel momento in cui o ti dai una piattaforma che crei un senso comune politico su queste cose, oppure le alternative saranno che o farai il servo che in qualche modo aggiusta le questioni a cui l'amministrazione non riesce a mettere mano, oppure farai il marginale. La questione degli sgomberi è un'altra delle cose che ci impone un salto politico. Stesura del regolamento? Bene. Stesura collettiva? Bene. Altri dispositivi? Benissimo. Altri dispositivi costituenti? Benissimo. Ma bisogna uscire dalla logica degli isolotti sui beni comuni e affermare un disegno partecipativo e sperimentale di democrazia dal basso nelle città. Non fare come Madrid o Barcellona, perché nessuno fa come Madrid e Barcellona, ma far risuonare Madrid e Barcellona, perché se una grande metropoli europea come Barcellona è governata da una grande e lontana militante del movimento delle occupazioni delle case, significa che questa roba si può fare. Significa che chi ha avuto un'altra idea di città oggi può non solo gestirsi lo spazietto marginale oppure difendersi con i denti, ma può governare semplicemente perché ha capito più degli altri che cos'è una città e che cos'è uno spazio. Tutto, grazie. L'applauso è assolutamente meritato. Ora, professor Nivarra, io... intanto le chiederei di spiegare di che cosa parte dei problemi di cui ha parlato il professor Amendola. In realtà Commissione Rodotà ha tentato di affrontarli e di superarli anche in una certa maniera, con nuovi linguaggi, nuovi strumenti, con nuove maniere, ecco, per approcciarsi al tema dei beni comuni. Io le chiederei di spiegare quando nasce e quali sono i passaggi fondamentali che si sono discussi, ecco, all'interno di questa commissione, e anche le criticità che ci sono state, se ce ne sono state, all'interno dei membri di questa commissione. Sempre più spesso mi capita di fare la storia della commissione Rodotà, che per la verità ha rappresentato un momento importante nella vicenda dei beni comuni, e però
è ormai decisamente alle nostre spalle. La commissione, quindi qualche cosa, voglio rispondere alla tua domanda, premettendo però che si tratta di una storia ormai definitivamente conclusa, non soltanto dal punto di vista, come dire, cronologico, ma anche dal punto di vista, per certi aspetti, culturale. Cioè le cose che diceva prima Giso sono il frutto di fatti e di pensieri che sono venuti dopo la commissione Rodotà e che in una certa misura consegnano la commissione Rodotà ad una, diciamo, dimensione, non dico antiquaria, ma ripeto storico-culturale, ecco. La commissione Rodotà fu istituita già la genesi della commissione Rodotà, qualche dubbio sulla commissione Rodotà lo dovrebbe indurre, perché a istituire la commissione Rodotà fu Mastella, che all'epoca era il ministro guardasigilli di Prodi. Scherzi a parte, in realtà la commissione Rodotà ha svolto una funzione importante. La commissione Rodotà nasceva con una commissione Rodotà cosiddetta Rodotà perché a presiedere questa commissione, che era composta da un mix di giuristi, c'erano anche due economisti, poi c'erano rappresentanti degli ordini professionali, lì perché Ugo Mattei ha questa straordinaria capacità, diciamo, di mettere tutti intorno ad un tavolo, però la componente fondamentale era rappresentata dai giuristi, giuristi prevalentemente civilisti, con alcuni pubblicisti, anzi segnatamente amministrativisti. Questo perché? Perché commissione Rodotà? Perché a presiedere la commissione ovviamente fu chiamato Stefano Rodotà. E perché questa compresenza di civilisti e pubblicisti? Perché il mandato della commissione Rodotà era chiaro, o perlomeno abbastanza chiaro, cioè la commissione Rodotà avrebbe dovuto riscrivere la disciplina codicistica dei beni pubblici. Il regime giuridico dei beni pubblici si trova, almeno i principi, diciamo così, le norme generali, più che i principi, le norme generali in materia di beni pubblici sono contenute all'interno del codice civile. In omaggio, anche a proposito, apro e chiudo una parentesi brevissima, a proposito di quello che diceva prima il professor Amendola circa l'omologia o simmetria di proprietà, sovranità, privato, pubblico. Perché la disciplina dei beni pubblici si ritrova all'interno di un testo legislativo che è la quintessenza della autonomia privata e della proprietà privata? Perché l'idea è che il grande classificatore, il grande ordinatore di qualsiasi discorso sulla realtà materiale sia la proprietà. Che poi la proprietà possa essere pubblica o privata rappresenta per certi aspetti un accidente, per tanti riguardi non è ovviamente irrilevante, però se tu ti collochi al di fuori, diciamo, della prospettiva del tecnico, al di fuori della prospettiva, diciamo, del giurista, la prima cosa che ti colpisce è appunto questo, come dire, neanche implicito ma ribadito omaggio alla funzione non sociale ma alla funzione, come dire, ordinante della proprietà. Di tal che, in omaggio alla migliore tradizione greco-romana, diciamo, la proprietà pubblica
diventa, diciamo, una species del genus proprietà. E già questo, come dire, in qualche modo ne segna la sorte. E la commissione Rodotà ha lavorato per circa un anno. Devo dire, è stata un'esperienza, siamo partiti in sordina, con poi lì c'era il problema che ogni tanto Ugo spariva per andare in America, poi riappariva, poi abbiamo finalmente preso il ritmo e siamo riusciti a esitare con qualche difficoltà, comunque alla fine votammo all'unanimità, perché ovviamente c'era una frazione, diciamo, di giuristi di area PD non era ancora nato, ma diciamo era in procedura. C'erano già, prima ancora che ci fosse il partito, c'erano giuristi di area che naturalmente avrebbero voluto un approccio un po' più, come dire, morbido, però alla fine votammo all'unanimità questo articolato che si, diciamo, compone di un unico articolo, quindi è un articolato per modo di dire. Mi pare di ricordare, adesso non sì, credo che sia un articolo, un solo articolo. Lì la vera novità era l'introduzione, era il superamento, diciamo, i guadagni in termini teorici e anche in termini costruttivi dal punto di vista della costruzione giuridica, quali erano, quali avrebbero potuto essere, per meglio dire. Da un lato il superamento di questa bipolarità demanio, patrimonio disponibile, indisponibile, che effettivamente, ripeto, anche dal punto di vista diciamo, di un approccio sanamente riformista alla materia, rappresenta un lascito insopportabilmente gravoso. Cioè non funziona questa cosa. E quindi il superamento di questo a favore di una classificazione che non punta tanto sulle qualità formali del bene quanto sulle qualità sostanziali. Come dire, è una tecnica legislativa, quella adottata dalla Commissione Rodotà, che si caratterizza per un ripudio, diciamo, del formalismo tipico della nostra tradizione a favore di un approccio di tipo realistico, per cui ciò che identifica un bene anche dal punto di vista della sua qualificazione giuridica è ciò che il bene è o ciò a cui il bene serve. Quindi sotto questo profilo mi sentirei di dare un giudizio decisamente, proprio dal punto di vista, anche dal punto di vista interno alla cultura dei giuristi, mi sentirei di dare un giudizio decisamente positivo. Quindi vi dire qualche cosa. Sì, a questo proposito, poco fa parlavamo con Ugo, uno dei problemi che si sono posti proprio tra le anime, forse anche tra i giuristi moderati, morbidi, ecco, quelli era il problema della legalità, di come riportare le cose a un discorso di legalità. No, nella, compagni, qui c'è un po', in questa, diciamo, mini storia c'è un po' di confusione, però. Allora dobbiamo, non che sia molto rilevante con quello che ci aspetta nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la storia della Commissione Rodotà non è proprio il primo dei nostri, però attenzione a non fare confusione tra la Commissione Rodotà e la Costituente dei Beni Comuni, perché le cose di cui parli tu si sono verificate dopo, e perché effettivamente la Costituente dei Beni Comuni interviene in una, diciamo, stagione più avanzata, che è quella delle occupazioni. Quindi questo, diciamo, io qui volevo arrivare qualcosa della Costituente, della, rapporto tra le occupazioni e questo rapporto tra diciamo questo rapporto, aspetta, andiamo per ordine, perché altrimenti diciamo, tanto 5 minuti e finisco.
tra diciamo, all'interno di questa nuova tassonomia spicca la categoria dei beni comuni. La categoria dei beni comuni è costruita attorno ad una definizione a proposito del problema delle, che non è un problema banale, e questa storia dei regolamenti è oltremodo significativa anche da questo punto di vista, e dirò qualche cosa a questo riguardo perché mi interessa dirla e credo che sia giusto dirla. Attorno ad una definizione secondo cui il bene che poi è ripresa da Chieri, dal regolamento ovviamente, diciamo, dal regolamento di Chieri e dalla convenzione diciamo, sulla base della quale viene oggi amministrato, per così dire, l'ex asilo o Filangieri, mentre guarda caso, non essendo per la verità neanche così, come dire, incendiaria come definizione, è estranea ai regolamenti delle amministrazioni, diciamo, buone di sinistra, si sarebbe detto una volta, da Bologna, Siena, Terni, eccetera. È una definizione che fa perno su due punti. Il primo punto è il bene comune, è l'essere comune del bene, è assicurato dal suo essere del bene funzionale al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, e il secondo tratto connotante il bene comune è l'essere il bene comune funzionale al libero sviluppo della personalità umana. E qui, come vedete, c'è un neanche tanto occulto, come dire, tributo, omaggio alla cultura pancostituzionalista che domina attraverso la mediazione del suo presidente e devo dire anche del suo vicepresidente, almeno in quel momento, cioè Stefano Rodotà, Ugo Mattei, un tributo, diciamo, alla cultura costituzionalista che, diciamo, è la cultura che in qualche modo ispira l'azione, diciamo, e il pensiero della commissione Rodotà. Accanto alla definizione poi esiste una elencazione di beni comuni, una elencazione esemplificativa, come dicono i giuristi, non tassativa, nel senso che a quell'elenco parchi, ghiacciai, spiagge, monumenti storico-artistici, culturali, eccetera, eccetera, teoricamente se ne sarebbero potuti, diciamo, aggiungere altri. Questo invece dal punto di vista di una buona tecnica legislativa è un punto di debolezza, non è un punto di forza. È un punto di debolezza perché, come è stato poi subito osservato, sostanzialmente apre il varco alla discrezionalità del giudice, il che in una materia che comunque continua ad essere dominata, diciamo, dallo spirito della proprietà, rappresenta un fattore, diciamo, di insopportabile incertezza per il sistema. I beni comuni sono assoggettati ad una disciplina che limita i poteri del proprietario, sia che il proprietario sia pubblico, sia che il proprietario sia privato. Però da questo punto di vista, come ho detto tantissime volte, non mi voglio ripetere, non è una grande novità. Da questo punto di vista non è una grande novità. Esiste, è la generalizzazione, se fosse passato il disegno di legge, quindi se fosse stato modificato il Codice Civile, noi avremmo assistito, cosa non banale, ma neanche così rivoluzionaria, alla generalizzazione di un modello già ampiamente sperimentato dalla legislazione di settore, si tratti dei beni ambientali, dei beni, diciamo, culturali, dei beni paesistici e via dicendo. Cioè l'idea di una proprietà conformata o di una proprietà vincolata, insomma, che invece che essere
prerogativa di alcune tipologie di beni puntualmente individuati diventa, diciamo, prerogativa di una super categoria che è quella dei beni comuni all'interno addirittura, niente po' di meno che del codice civile. Costituente dei beni comuni. La costituente dei beni comuni viene dopo qualche anno, viene all'indomani del referendum, viene all'indomani delle occupazioni, le sue sessioni di lavoro si svolgono in sede redigente, come si diceva, si svolgono all'interno del valle, quindi in un luogo altamente simbolico, e lì c'è il tentativo che non è riuscito, parliamoci chiaro, e non è riuscito non perché ci fossero i giuristi moderati che se ne sono andati alla seconda riunione, non ci siamo riusciti perché lì tu sperimenti la durezza, diciamo, dello strumento e la difficoltà, diciamo, di tradurre gli esiti di un processo conflittuale, di un processo che, come diceva prima Giso, mette in discussione la proprietà, dovresti riuscire a calarne i risultati, dovresti riuscire a calare il senso ultimo, diciamo, di un conflitto chiaramente antagonista rispetto alla dimensione proprietaria all'interno di un sistema giuridico che comunque, a partire dalla famosa, intoccabile, intramontabile, amatissima Costituzione del 48, ribadisce e proclama il primato della proprietà. Questo è un punto su cui ci siamo scontrati, per quanti contorcimenti, per quanto uno, diciamo, lì uno bravissimo, perché poi ci crede, perché la differenza che c'è per esempio tra alcuni di noi e Ugo è che Ugo c'ha questo, Ugo Mattei intendo dire, che Ugo c'ha questo pathos jeffersoniano, pragmatista, per cui attraverso il diritto si possono, invece alcuni di noi rispetto a questo sono un po' più scettici, comunque nonostante alla fine ci siamo bloccati sostanzialmente per questo. Siamo bloccati per questo, poi siamo bloccati anche perché la formula era una formula troppo complicata, la redigente, la territoriale, teoricamente ogni due giorni dovevi andare in qualche parte d'Italia, era in modo molto, diciamo, laborioso. Invece noi abbiamo due possibilità a questo punto: o tu consideri esauriente la mia risposta e io mi fermo qui, salvo poi tornare, diciamo, sulle cose che volevo dire a proposito dei regolamenti, oppure vado avanti. Io però preferirei fermarmi. Io vorrei infatti tornare sul discorso del regolamento, sì, cercare di riportare in questa... Ah sì, scusa. No, vabbè, non serve. Forse una precisazione, tu l'hai detto, ma magari qualcuno per il grosso delle giuste osservazioni critiche che facevi all'EMPAS è relativo al tentativo di creare l'articolato generale sui beni comuni, cioè di riprendere l'obiettivo della commissione Rodotà in testo di legge, di che è cosa diversa poi del dibattito sui regolamenti. Sì, l'aggancio è nella definizione, nel senso che nel tentativo poi di mettere su questo articolato alcune cose definitorie nei regolamenti sono state acchiappate dall'articolato, però il campo di battaglia dei regolamenti è in qualche modo molto diverso dal tentativo dell'articolato. Se posso dire, i regolamenti quando sono stati, non quelli calati dall'alto eccetera, ma si è aperta una discussione sui regolamenti, hanno dalla loro il fatto che partono dal basso in qualche modo, sono come se fossero delle carte di pace parziale, delle vertenze, dei risultati di vertenze, mentre invece il tentativo del fare l'articolato tutto quanto, anch'io che poi del percorso della costituente, non della commissione ma della costituente ho fatto parte, beh, quel tentativo lì aveva dei limiti di astrattezza, no? Io mi ricordo che discutevamo a un certo punto della ratio di interpretare l'articolo 2 o 3 di questo elaborato secondo la ratio del legislatore, e c'erano lunghi interventi a capire la ratio del legislatore dell'articolo 2 o 3, io
mi ricordo che ricordai che l'articolo 2 e 3, siccome il legislatore eravamo noi in quella fissione là, l'avevamo fatto, e ricordo che ricordavo, siccome almeno parte del 3 era stata scritta a cena in evidente stato alcolico, nella nostra interpretazione della ratio del legislatore ci dovevamo ricordare che il legislatore non era propriamente in sé quando scriveva l'articolo 3. Questo per dire che certe volte i giuristi con la massima buona fede scontano un dato di astrazione, no? Dice, metto le braghe al mondo, faccio 55 articoli e 7 commi e ho fatto il problema ai comuni. Bene, i comuni hanno su quella roba che si chiama eccedenza rispetto alle definizioni, rispetto... I regolamenti sono una cosa diversa, sono un campo di battaglia un po' diverso. Esattamente. Quali sono le strade che hanno seguito i regolamenti per diventare tali? Come si sono formati? E quali sono le strade che deve seguire una comunità per poi portare a un regolamento, arrivare a un regolamento? Ma guarda, lì questa storia dei regolamenti è una storia interessante, perché se uno li legge avendo un minimo di consapevolezza e di conoscenza delle cose che sono accadute in questi anni, ci sono tutte, cioè, sia pure in controluce. Riprendo per un attimo, perché come vedremo un collegamento c'è, riprendo un attimo il discorso a proposito del come e del perché si arenò la costituente dei beni comuni. La costituente dei beni comuni, che, attenzione, questo è un dato diciamo, non soltanto cronologico, ma è un dato politico-culturale di estrema rilevanza, la costituente dei beni comuni viene non soltanto all'indomani del referendum, ma viene anche all'indomani delle occupazioni. Qual è la frattura che producono le occupazioni rispetto allo stesso articolato della Commissione Rodotà, che è un articolato frutto di una cultura giuridica di riformismo avanzato, ma che comunque rimane all'interno, diciamo, di un quadro, come dire, di compatibilità sistemiche. La frattura è rappresentata dalle occupazioni, perché con le occupazioni noi passiamo dai beni comuni al comune. È questo, diciamo, il detto naturalmente per slogan. Perché mentre nella prospettiva della Commissione Rodotà i beni comuni sono cose del mondo, come diceva Wittgenstein, fanno parte dell'arredo del mondo. Certo, hanno per la collettività, rivestono per la collettività un valore particolare. La loro tutela e la loro promozione e la loro conservazione e, diciamo, la adozione di regole che ne favoriscano un accesso tendenzialmente indiscriminato rendono il mondo migliore di quello che è attualmente, ma stiamo parlando pur sempre di cose materiali, anche quando sono immateriali sono materiali, parliamoci chiaro, diciamo. La distinzione tra materiale e immateriale è una distinzione tutta, diciamo, giuridica, è comunque così come la proprietà pubblica è una species della proprietà, il bene immateriale è, diciamo, una species del bene. Con le occupazioni che cosa succede? Con le occupazioni succede che invece diciamo, non ci sono più beni comuni precostituiti. Ci sono spazi, ci sono luoghi, ci sono cose che diventano comuni perché sono, come dire, sottratte al loro destino di abbandono, degrado e domani o dopodomani di restituzione al mercato sotto forma speculativa e, diciamo, finalizzate ad un uso collettivo da parte di comunità che rispondono alle caratteristiche che prima molto suggestivamente evocava Giso parlando di mostri e via dicendo. Allora,
tu capisci bene che siccome il comune, che le occupazioni si sono concentrate indistintamente su beni di proprietà pubblica, è il caso del Valle, e beni di proprietà privata, è il caso dell'ex colorificio di, faccio due tra i molti esempi, tra i più emblematici. Allora, lì tu non è che, diciamo, introduci dei limiti alla proprietà, la famosa funzione sociale della proprietà, io ne parlo così in modo un po' irriguardoso, irriverente, ma in realtà sarebbe sciocco, come dire, non prendere atto del ruolo, del peso, del significato che formo del tipo di quella che campeggia all'interno dell'articolo 42 della Costituzione, la funzione sociale, per carità, un pezzo di 900 potrebbe essere letto attraverso la funzione sociale della proprietà, però la funzione sociale della proprietà significa che è la proprietà, che è la proprietà che può avere una funzione sociale, che è compito del legislatore fare in modo che la proprietà abbia una funzione sociale. E ancora una volta, al pari della proprietà pubblica, la proprietà corredata di funzione sociale diventa, diciamo, o si configura alla stregua di un'ulteriore species del genus proprietà. Ci sarà la proprietà privata egoistica, la proprietà pubblica egoistica, poi ci sarà la proprietà corredata di pubblico-privata, corredata di funzione sociale. Benissimo, ma sempre di proprietà si tratta. Le occupazioni mettono in discussione questo paradigma, cioè vanno al cuore del problema. Vanno al cuore del problema, cioè del problema rappresentato dal dispositivo proprietario, perché lo scardinano. Difatti, mentre tutto sommato per affossare il disegno di legge della Commissione d'Europa è stato sufficiente infilarlo in un cassetto, cosa che hanno fatto tanto Berlusconi quanto Monti, quanto Letta, quanto infine Renzi, però diciamo, è stata un'operazione abbastanza incruenta. Per porre fine a questo movimento, a porre temporaneamente fine a questo processo, è stata necessaria la polizia. E già questo, diciamo, segna, no? La differenza tra un modo. Questa, diciamo, l'epilogo, il modo in cui si consuma la sconfitta dei beni comuni e del comune, sconfitta, diciamo, temporanea, vediamo, forse provvisoria, non si sa, boh, è definitiva, è però significativa, diciamo, del livello dello scontro, per usare una terminologia, diciamo, speriamo che non ci sia nessuno che mi denunci a qualche, diciamo, associazione di ben pensante, no? Lì è stato sufficiente infilare queste tre paginette in un cassetto e dimenticare, lì è stato necessario invece mandare la polizia. E poi, per carità, non è successo nulla di particolarmente, non è successo, nessuno si è fatto male, se non nel senso che a queste esperienze è stata posta, diciamo, posto fine. Ora è stata posta, diciamo, però nei regolamenti, dentro i regolamenti qualche cosa è passato, perché se tu prendi i regolamenti tecnocratici, chiamiamoli così, nei regolamenti tecnocratici, faccio i tre esempi di Bologna, Siena e Terni, si verifica esattamente quello che ciò di cui prima parlava Giso, cioè la cooptazione all'interno della governance, diciamo, tradizionale istituita delle città. Prendi Bologna, che è un ottimo testo, per carità, ma Bologna che cosa c'è? C'è che in realtà il senso ultimo è: signori, noi da soli non ce la facciamo, ormai. Noi da soli non ce la facciamo. Dateci una mano.
Quindi è, come dire, una vocatio in ius della cittadinanza attiva, la quale si deve fare carico, diciamo, della gestione di spazi eminentemente pubblici di cui l'amministrazione non è più in grado di farsi carico. Cioè, è come il discorso, io non vorrei essere frainteso, cioè io ovviamente sogno un mondo migliore anche di quello in cui ci sono i beni comuni e la rodotà e le buone pratiche amministrative alla Bologna, però non è che disprezzi i beni comuni e la rodotà e, diciamo, un'amministrazione condivisa come quella di Bologna. Dico però che deve essere chiaro di che cos'è che stiamo parlando, cioè stiamo parlando di una singolare applicazione del principio di sussidiarietà, non a caso richiamato in premessa l'articolo 118, dove la sussidiarietà si spinge così in avanti che, cioè, l'ultimo anello della catena sussidiaria è rappresentata dalle, diciamo, da questi nuclei di partigiani di cittadinanza attiva che si fanno carico della gestione di un bene comune. Diciamo, dove allora a questo punto, diciamo, l'essere comune del bene diventa, come dire, una qualificazione abbastanza pleonastica, cioè il bene è comune perché io amministrazione voglio che il bene sia comune nella misura in cui lo includo, lo annovero tra quelli che possono essere affidati alla gestione, diciamo, di porzioni di cittadinanza. Una cosa molto singolare sulla quale vi invito a, diciamo, riflettere riguardando questi regolamenti è che i regolamenti riformisti non contengono nulla che abbia neanche minimamente a che vedere o a che fare con una gestione democratica, diciamo, di questi beni. Nulla, cioè non esiste una disciplina, per esempio, della formazione della volontà all'interno del modo in cui si determinano gli indirizzi di gestione all'interno dei gruppi di cittadinanza attiva che si prendono carico di questi beni, perché in realtà la funzione di indirizzo politico e amministrativo è tutta in capo all'ente. Non so se è chiaro. E questo è ciò che segna il distacco, anzi non il distacco, segna il ripudio della, diciamo, dei risultati, delle acquisizioni, a mio avviso, più significative dal punto di vista politico, anche dal punto di vista culturale, della stagione delle occupazioni, che è stata una stagione contrassegnata in primo luogo dalla riscoperta, dal rilancio, diciamo, del paradigma democratico, perché l'essere comune di un bene significava, a Pisa come al Valle, che quel bene era, diciamo, gestito, amministrato, usata la tecnologia che vi pare, sulla base, diciamo, di processi autenticamente democratici. Questo orizzonte è fuori da Bologna, è fuori da Siena, è fuori da Terni. È invece presente all'interno di Chieri. E anche la modalità molto, come dire, inventiva alla Ugo Mattei, e probabilmente un po' fragile dal punto di vista tecnico, la modalità di allocazione, diciamo, della risorsa presso le soggettività di cui si parla in premessa, soggettività autonome, cioè il patto di condivisione, diciamo, segna invece un significativo riavvicinamento a quell'esperienza, nei limiti naturalmente del possibile, nel senso che il patto di condivisione nella sostanza è ciò che dovrebbe domani impedire il ricorso allo sgombero. Diciamo, questa è la risposta che la cultura giuridica più avanzata ha dato nel momento in cui si fa carico, diciamo, dei risultati, ripeto, più significativi della stagione delle occupazioni, si fa carico di tradurla all'interno di un articolato
normativo, sia pure di terzo, quarto livello, dico nel sistema delle fonti, è un atto amministrativo poi, in definitiva è il patto di condivisione. Il patto di condivisione apre però la strada alla gestione democratica del bene. Allora voi nel caso di Chieri, è un caso del regolamento di Chieri, è un caso diciamo culturalmente interessante, perché Chieri mette insieme le due cose, mette insieme Rodotà e le occupazioni, le mette insieme la definizione, che è la definizione quella diciamo commissione, la definizione di beni comuni, che è quella della commissione Rodotà, però nel momento in cui attraverso il patto di condivisione e la puntuale disciplina degli organi di gestione democratica del bene ribadisce il primato del comune non più come cosa ma come processo. È chiaro questo, diciamo, questo aspetto. Poi ragazzi, dal punto di vista, io adesso ho avuto una serie di concitate telefonate nel corso di queste ultime settimane con Salo, ho tentato in tutti i modi di non venire, perché non perché non mi facesse piacere venire, ma perché c'ho un trasloco in corso e la famiglia diciamo in ebollizione, e sempre accade questo quando si trasloca, però alla fine diciamo, non ce l'ho fatta a non venire. Naturalmente io adesso non ho ancora ben capito, forse questa può essere l'occasione per chiarirlo almeno a me, non ho ancora ben capito quale sia il vostro obiettivo, però oggi è abbastanza semplice scrivere un buon regolamento, se tu li leggi questi regolamenti, si copiano, tranne che per alcuni aspetti importantissimi, cioè che poi fanno la differenza, poi però la tecnica di redazione è grosso modo sempre stabilizzata ormai, non è che sia necessario disporre di Costantino Mortati o di, non so, appunto, Stefano Rodotà per redigere un regolamento di questo tipo. Io non ho capito qual è la vostra posizione nei confronti dell'amministrazione, ovvero qual è la posizione dell'amministrazione nei vostri confronti. Questo è un punto che mi sfugge. A questo proposito, so che ci sono degli interventi di associazioni e di cittadini che sono partecipi della vita della città, che volevano dire qualcosa e chiedervi anche qualcosa. Io ti rispondo da lì. Allora, diciamo che non esiste una risposta, perché abbiamo costruito questa assemblea proprio per farci queste domande e per tentare collettivamente tutte e tutti di fornirci una risposta che è anche la risposta della città. Io credo che noi abbiamo un serio problema in questo momento, che è quello che diceva... Penso sempre che l'ultima volta che si candidava domandando, però la risposta ce l'hanno data quei blindati. Esatto. Io credo che quello che sta vivendo Catania adesso, parto dalle cose negative perché fortunatamente cose positive ne abbiamo, e ne abbiamo tante, spesso non in comunicazione tra loro, ma esistono, è che si sta verificando quello che Giso diceva nel suo intervento, cioè c'è un tentativo di affrontare la questione dei beni comuni da un punto di vista estetico attraverso una incursione dell'amministrazione nel dibattito che c'è in tutta Italia, e questa assemblea ne è una riprova, attraverso quello che Giso definiva common governance, cioè nel senso che sì, ci sono i beni comuni, noi abbiamo statuti, regolamenti in cui la parola bene comune ritorna, e vi faccio un esempio su tutti per in qualche modo esplicitare qual è il problema. L'Università di Catania si è dotata di uno statuto proprio in concomitanza della riforma Gelmini, era uno statuto che prevedeva totalmente la privatizzazione, confermava un autoritarismo del rettore, eccetera. Noi
quel periodo c'era l'onda bis che ha fatto una dura battaglia contro quello statuto, addirittura fu il ministero a impugnare quello statuto, perché nonostante la Gelmini avesse in testa un autoritarismo all'interno dell'università incredibile, il nostro rettore, che all'epoca era Antonino Recca, è andato a fare una forzatura ancora più grossa, cioè era troppo autoritario anche rispetto a quello che la Gelmini aveva in mente. Bene, il primo articolo di quello statuto diceva l'università è un bene comune. Allora, e argomentava il perché l'università fosse un bene comune. Ecco, io credo che quello che sta succedendo adesso in questa città è proprio questo. Cioè l'idea che la parola bene comune, così come feticcio, viene inserita un po' dappertutto, dopodiché c'è il tentativo di sfruttare le tante esperienze che ci sono nella città per o supplire alle mancanze dell'amministrazione in alcuni casi, o per in qualche modo vincolare queste realtà a mettersi al servizio non della collettività o della città, ma al servizio del buon risultato, della buona pubblicità di un'amministrazione. E siamo dentro questo dibattito. Siamo dentro questo dibattito per provare a fare un salto di qualità. Perché, soprattutto per chi vive gli spazi, poi sulla questione degli spazi ci torno, per chi attraverso la militanza, l'impegno costante, giorno dopo giorno, si rende conto di quante cose straordinarie si possono fare attraverso la riappropriazione di uno spazio, poi esiste un problema. Nel momento in cui qualcuno, anche con meccanismi che tu non condividi in pieno, ti dà gli strumenti per andare avanti, ti concede in forme un po' complicate uno spazio, oppure te lo concede informalmente, però basta che tu non forzi troppo, oppure ti approva un progetto per cui ti arrivano qualche migliaia di euro per fare le attività che tu avevi in programma, però devi rientrare in quelle categorie, devi formalizzare la strutturazione in associazione perché devi avere un presidente, devi avere un responsabile. Ecco, noi che risposta diamo? E questa è una delle tante domande che secondo me dobbiamo iniziare a farci. Cioè, quando poi diventa fondamentale per una struttura, per un collettivo, per un gruppo informale fare delle cose, e l'amministrazione, fuori da tutti i ragionamenti che abbiamo fatto anche questa mattina, ti dà la possibilità di farlo, accetti o non accetti? Abbiamo all'interno del movimento catanese la consapevolezza e la forza per non accettare? Ecco, io credo di no, e credo che sia questo lo sforzo che noi dobbiamo andare a fare. Ed è lo sforzo che dobbiamo fare per fare questo salto di qualità, che deve partire da un contesto. Ecco, io credo che è finito, si è chiusa una stagione politica in cui potevamo pensare che ci fosse un senso comune tra di noi. Quel senso comune si è perso. All'interno di assemblee di movimento non ci sono più dati che possiamo dare per certi e per scontati. Non ci sono più parole che hanno un significato univoco tra di noi. E questo genera il fatto che ognuno può interpretare la realtà come caspita vuole, e manca il senso comune, e quindi manca il contesto su cui produrre le battaglie politiche. Io credo che il primo impegno che noi ci dobbiamo assumere collettivamente tra tutte le realtà che sono qui presenti è costruire questo contesto. Il regolamento sui beni comuni può essere lo strumento, l'occasione per costruire questo contesto? Io credo di sì, e qua siamo. Cioè, nel senso, l'elemento burocratico del testo io lo valuterei oggi come l'occasione di sederci tutti intorno a un tavolo in maniera partecipata, assembleare, con un pieno rispetto delle nostre differenze, dei nostri percorsi politici e dei nostri obiettivi, e provare a ragionare di creare quel senso comune che ci sta mancando. Se viene Technis, società più importante a Catania per quanto riguarda gli appalti, la società unica che ha rimpiazzato i Cavalieri del Lavoro a Catania, ci dice: ti do i soldi per fare degli interventi strutturali in un posto che fino a ieri era occupato, diciamo sì o diciamo no? No,
non solo a Catania, sta sfondando una montagna anche a Salerno. Ah, fantastico. Pensa che quando la montagna è cominciata a franare, abbiamo vissuto questo bel mese in cui c'era una trivella che bucava sta montagna per fare una galleria con una pendenza che vi dico, e da sopra la montagna franava, quindi trivella la notte e il giorno mettevano le reti perché la montagna, conferenza stampa di Tecnis, comincia così: chiariamoci, è la montagna che sta ostacolando il nostro lavoro. Hai inquadrato di cosa stiamo parlando al di là delle connivenze. Ecco, noi cosa facciamo in quel caso? Pur di fare il nostro lavoro, che è straordinario, andiamo avanti o abbiamo una forza per contrapporci? E molto spesso noi rischiamo con faciloneria di dare la responsabilità alle compagne e ai compagni che fanno quel lavoro ogni giorno e che accettano questi compromessi. Io credo che la responsabilità sia collettiva, perché non siamo riusciti a metterci assieme per contrapporci tutti assieme a queste logiche. E allora è la stessa cosa succede con la fabbrica del decoro, altro esperimento che c'è a Catania, che mette assieme tante realtà che dovrebbero in qualche modo contribuire a immaginare la città del domani, che però vengono convocate o per discutere con qualche intellettuale che viene a dare lezioni su come va gestita la città, oppure per pulire le spiagge a gratis, perché comunque non hai soldi per pulire il lungomare, quindi lo fanno i cittadini della fabbrica del decoro, in modo tale che, diciamo, tutto quel carico anche di aspettative che c'era nei confronti delle iniziative poi in cosa si traduce? Nel fatto che devi supplire alle mancanze dell'amministrazione. Io credo che il tema sia quello di costruire una coalizione in questa città, che non è una coalizione elettorale, che non è una coalizione anti qualcuno, che non è una coalizione che si pone in opposizione a questa amministrazione, ma è una coalizione che ha un valore ancora più grande, che è quella di essere una coalizione che si oppone al sistema dominante oggi. È una coalizione che non si preoccupa se c'è Bianco, c'è Stancanelli o c'è chissà quale altro sindaco. È una coalizione che si pone il problema di mettere dei punti fermi che ci permettano di costruire quel senso comune che ci permette di fare le battaglie. Su questo abbiamo trovato il regolamento come strumento per fare questa operazione. Stiamo guardando in maniera molto attenta a quello che è successo a Palermo, in cui tante realtà si sono messe assieme e dal basso stanno costruendo una bozza. Chiudo su un punto. Anche Messina. Ah, anche Messina. E allora, qual è il punto però su cui dobbiamo, che io pongo, diciamo, come questione totalmente aperta? Abbiamo un problema, tra i tanti, che molto spesso, come è normale e giusto che si faccia, partiamo da noi. E allora, dove ha incontrato l'esigenza di esigere una gestione partecipata, democratica, fuori dalle logiche pubblico-privato, che è quello che è emerso, con parole certamente più belle e più esatte, come bene comune? Negli spazi, ma negli spazi fisici, nei luoghi come questo, che tra l'altro è meraviglioso fare un'assemblea su questo in un posto che qualcuno aveva immaginato dovesse diventare un parcheggio scambiatore. E allora io credo che dobbiamo fare anche là un salto di qualità. Possiamo limitarci ad affrontare la questione dei beni comuni esclusivamente legata all'utilizzo sociale di immobili di proprietà comunale o pubblica? Io credo che questo non possiamo permetterci di fare. E io credo che non dobbiamo neanche continuare a dar fianco a quell'idea che vuole la definizione di beni comuni esclusivamente come i beni immobili di proprietà pubblica, che devono essere messi a servizio della socialità e della città. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo e dobbiamo incominciare da adesso a concepire, cosa che avevamo fatto ma che forse abbiamo un po' perso, come beni comuni tutto quello che noi definiamo bene comune. E guardate, l'acqua è facile, i trasporti sono anche lì forse un po' più immediati, ma perché la gestione dei rifiuti è un bene comune? Anche quello,
E allora un regolamento che ti parla di come si affidano gli spazi, pur trovando qualche parola più bella per definire i soggetti che poi possono accedere ad avere la concessione o in qualche modo la riappropriazione di quello spazio, non basta. A Catania tra qualche mese il comune cederà anche l'ultimo 25% di raccolta dei rifiuti ai privati e dovrà emettere un bando per affidare il 100% della raccolta ai privati. È in corso la privatizzazione di alcuni servizi fino a ieri pubblici locali, c'è una gestione totalmente privatistica con SPA al 100% pubbliche dei servizi locali. Ci vogliamo interrogare anche su questo? È chiaro che il regolamento non può essere lo strumento che agisce su questi contenuti. Però se vogliamo veramente costruire una costituente dei beni comuni ci dobbiamo porre questo tipo di problema. E se ci poniamo questo tipo di problema, automaticamente questa costituente dei beni comuni non diventa come riusciamo a fare diventare Palestra Lupo o il Campo San Teodoro o chissà quale altro spazio un luogo in cui si sperimenta un nuovo tipo di riappropriazione, ma diventa un discorso complessivo sulla città e diventa un discorso complessivo su un'alternativa possibile. Io credo che la sfida che abbiamo davanti è questa. Questo è un primo incontro, è un primo confronto. Io credo che l'ambizione sia quella di costruire a partire dal ritorno dalle vacanze estive, insomma quando farà un po' più fresco, un processo che ci porta a condividere con la consapevolezza, e chiudo veramente, scusate l'ho fatta lunga, che dobbiamo veramente accettare che ci sono tante differenze tra di noi. Ecco, la più grande ambizione che io ho e che vi consegno, socializzo, è che noi riusciamo a scannarci, ad acchiapparci, ad insultarci all'interno della costituente dei beni comuni. Cioè vorrei che fosse uno spazio pubblico di litigio, che però tutti unanimemente legittimiamo come spazio di discussione in città, alternativo alle tante cose, ibrido, amministrazione, società civile che ci sono in questo momento a Catania. Perché se noi riusciamo a legittimare questo spazio, già facciamo un passo avanti che negli ultimi anni purtroppo non c'è stato. Io sottolineo però subito una cosa, questa cosa che tu dicevi del passaggio dalla questione degli spazi alla questione del diritto alla città, una questione, sta un po' in tutti i passaggi che stavamo descrivendo prima con Luca, no? E mi ricordo anche quando cominciò la serie delle occupazioni artistiche, chiamiamole così, no? Valle, Teatro Coppola. A proposito, dobbiamo dire immediatamente anche una parola di solidarietà forte per quello che è successo a Palermo, insomma, mi pare assolutamente evidente questa storia degli sgomberi. Però quello era un ciclo di occupazioni artistiche, chiamiamole così. E lì c'era una discussione, perché per alcuni, o almeno ovviamente non una discussione tra tizi che la pensava in un modo, ma una discussione di fatto, per alcuni quelli era un momento di liberare degli spazi e di fare attraverso quegli spazi politica culturale. Per altri si cominciava a dire, ma guardate che quando emerge una questione che, come quella che stanno emergendo in queste occupazioni, la questione che sta emergendo è quella della precarietà di un certo tipo di lavoro, è della precarietà del lavorare nella metropoli in quanto tale, e queste occupazioni devono diventare una specie di nucleo di un nuovo tipo e aggiornato di vertenza sindacale cittadina e metropolitana, perché altrimenti se uno si chiude nell'artisticità di arte vivrà, insomma, no? Quelli erano dei nuclei per cominciare a ragionare sulla composizione del lavoro cittadina, sulla composizione del lavoro metropolitana, cercando quelle, una volta le chiamavamo alleanze, ora le chiamiamo coalizioni, va bene, ok, va benissimo, ma quella logica della coalizione, proprio per passare da una logica degli spazi, dell'occupazione e liberazione degli spazi, a una logica invece dell'attraversamento politico generale del diritto alla città. È quello che Luca chiamava il passaggio dai beni comuni al comune. Ora il comune è tante cose, però se uno deve sintetizzare che cos'è il comune, è la cooperazione sociale,
è il fatto che se ne è accorta anche la governance, perciò coopta, è il fatto che ormai la cooperazione sociale, le nostre capacità sono così capaci, così ricche, così immediatamente capaci di produrre cose, di produrre fatti, di produrre autogoverno, che la questione non è più quella del salvataggio di quel bene o di quell'altro bene, ma è la valorizzazione delle nostre capacità complessive di cooperare e la difesa di quelle capacità complessive di cooperare dall'appropriazione finanziaria e proprietaria che nelle città ci sta o dai tentativi di metterla a governance. Questo è il tema, secondo me. Il comune è questa roba qua, in fondo gli esperimenti di Madrid e Barcellona sono stati un po' quello, dei passaggi, anche lì da una logica delle occupazioni, da una logica degli spazi, mano a mano ad una logica della coalizione che si poneva il problema del governo complessivo della città. Ada Colau viene dalla PA, ma la PA è una organizzazione di occupazioni abitative, la quale ha fatto un grosso lavoro di sindacato, di vertenza sulle occupazioni abitative e mano a mano è diventato uno dei soggetti centrali di queste che chiamiamo coalizioni fino a esprimere il sindaco in una coalizione ampliata. E queste cose sono nate proprio dal passaggio, dalla logica delle occupazioni. Ecco, per esempio, non dobbiamo dimenticare, nella genealogia perfetta che hai fatto, non dobbiamo dimenticare l'importanza che ha avuto il momento in cui alle occupazioni dei beni artistici, eccetera, eccetera, è emerso poi il formidabile, ambiguissimo, ambivalente problema, ma centrale, della questione della casa e delle occupazioni abitative, dove lì non c'era da difendere l'esperienza dell'occupante, eccetera, quella cosa lì ti buttava immediatamente nel fatto che parlare di beni comuni diventava parlare della riappropriazione delle funzioni di governo e di gestione del welfare in una città. Questo è oggi la riappropriazione, non la riappropriazione di uno spazio. Anche attraverso la riappropriazione di uno spazio è la riappropriazione di funzioni di governo della città di cui oggi la cooperazione sociale è capace. Le esperienze delle occupazioni abitative da questo punto di vista sono interessanti quando si sviluppano come vera capacità di organizzare, di trattare lì dove il welfare è fallito, far emergere il welfare dal basso. Così come si sono sviluppate, la Grecia è un grande esempio di questo, ma ne abbiamo anche qui, delle vere e proprie occupazioni di funzioni, come devo dire, gli ambulatori sociali, la capacità di stare nella crisi in una maniera produttiva. Certo, anche quello può essere cooptato dalla governance, però invece può essere anche atto di strumento per la produzione di politica, per la produzione di governo, no? Se di copta Siriza è un po' diverso, però è stato quello, questa storia delle occupazioni è stato quello, un investimento progressivo nella città delle capacità di fare autogoverno del welfare senza farsi acchiappare dalla cooptazione. Esperimenti ovviamente, però esperimenti che hanno cominciato a porsi il problema che tu dici, Del diritto alla città. Io, quando uno chiede che cos'è il comune, io direi il comune è, in fondo, è la democrazia lì dove i soggetti della democrazia hanno accumulato tanti saperi e tante capacità che la democrazia dal basso finisce con l'essere uno slogan e comincia a diventare una capacità di autogestione politica di fette di questo welfare che sta crepando e che può essere riattivato dalla mobilitazione dal basso. Quindi qui si tratta di un occupy welfare, di un occupy, come dire, di sottrarre funzioni allo Stato per farle vivere nell'autonomia della società e di politicizzare poi questa autonomia della società per farne nuovo spazio politico e nuovo discorso politico. So che voleva intervenire anche Mirko Viola di Città Insieme. È difficile intervenire per volare basso dopo che si è volati così alto. Io
mi tengo, no, abbasso decisamente il livello per parlare un po' della città in cui vivo, come ha fatto la Matteo prima. E, si parla di regolamento dei beni comuni. In una riunione che ha, diciamo, preparato questa assemblea, io mi sono permesso di dire che non so se in questa città il regolamento sui beni comuni è una priorità. Probabilmente è una priorità convincere il catanese che è una priorità il regolamento sui beni comuni, nel senso che al di là del numero di chi siamo noi stamattina, ma potremmo essere anche 200, se avremmo potuto essere 300, la sostanza non cambia. Il glossario di cui si compone, io ho preso un sacco di appunti grazie ai vostri interventi, il regime dei beni comuni, è una cosa che sconosce quasi totalmente il catanese, che è abituato ad avere un glossario suo, che inizia con un'espressione molto, diciamo, non colorita ma abbastanza significativa, che è il PMI a chi c'è, che per i non catanesi significa per me cosa c'è se no io non mi muovo, e poi arriva a discutere, a fondamentalmente ad assumere un comportamento che verso il potere, verso chi governa e verso chi ha il potere economico, si sostanzia nel tendere la mano piuttosto che puntare il dito. E questo lo dimostra anche il fatto che la città, grazie ad alcune persone anche qui presenti, si è dotata di una serie di strumenti che, grazie anche ad anni di battaglia, ha imposto all'amministrazione di turno, facendone dei regolamenti molto belli, molto interessanti. Però nella sostanza chi sono i catanesi che li hanno utilizzati? Cioè, io mi ricordo di aver scritto insieme ad altre persone un regolamento che attua gli istituti di partecipazione popolare, che in qualche modo furono introdotti per la prima volta a Catania nel 95, poi ci fu l'obbligo di legge nel 2000 per tutti i comuni. Catania è dotata pure del regolamento del referendum abrogativo, cosa che molti, sono pochissimi comuni che hanno in Italia, si contano sulle dita di una mano sola. Il referendum abrogativo è un istituto che sicuramente fa parte, diciamo, di una certa nomenclatura delle regole, però potrebbe dare un impatto notevole alle decisioni che dà un'amministrazione, perché qualunque catanese si mette insieme ad altri, fa un referendum e può abrogare qualunque decisione assunta dal consiglio, dalla giunta o dal sindaco. Quindi potere rilevante che però si scontra con una realtà che registra numero zero referendum provati, anche solo provati dai catanesi. E così come anche c'è una, dico, non voglio essere pessimista, non lo sono perché altrimenti non sarei qua, però l'interesse del catanese verso i suoi beni comuni, lo diceva Matteo, facevo qualche esempio, cioè per esempio nelle scelte strategiche che riguardano la pianificazione urbanistica del territorio, dove sono i catanesi? Quando si va a parlare dei piani di recupero di San Berillo, che potrebbe diventare un gioiello ancora più bello di Ortigia a Siracusa, dove sono i catanesi? Quando si discute sulle linee guida da approntare e soprattutto sui progetti di recupero, che sono quelli più interessanti e anche più allarmanti, perché lì si nascondono poteri economici enormi in questi anni. Dico, parlo di San Berillo perché ce l'abbiamo qui alle spalle, ma potrei parlare anche di altri quartieri, ma San Berillo è abbastanza emblematico. E gli immobili sono stati comprati negli ultimi decenni da soggetti che avevano, diciamo, capito o intuito che prima o poi si sarebbe parlato di recupero di San Berillo, e adesso che le carte stanno iniziando a essere scoperte sul tavolo, questi valori immobiliari cominciano a crescere. Quali sono i progetti di rigenerazione per questo luogo? Si parlava di rifiuti, la stessa cosa. Noi abbiamo due società che gestiscono il sistema dei rifiuti, che sono state entrambe commissariate dall'autorità anticorruzione, perché una di queste società ha come capo una persona che è stata fino a qualche tempo fa agli arresti domiciliari per corruzione, e un'altra società perché di Roma sappiamo bene la IPI che cosa ha fatto, di chi è di quale discarica è proprietaria a Roma, eccetera. Questa è la gestione dei beni comuni a Catania. Io francamente credo che sia, diciamo, anche in questa sede sia un po' sparare sulla Croce Rossa, prendersela con l'amministrazione di turno. Io me la prendo con me stesso e con i catanesi che non si interessano, perché se ci abituassimo a puntare più il dito, a farci sentire, ci sarebbero sicuramente dei cambiamenti, come ci saranno per esempio al porto. Nonostante
diciamo, ci vogliono far credere che il porto cambi perché si colorano i silos, che secondo me invece andrebbero fatti sparire, ma così insomma ce li fanno anche digerire, ce li fanno accettare, perché ora nessuno si permetterà di dire che i silos non devono starci, no? Ci sono degli artisti brevissimi, io dico che tra l'altro anche conosco, sono brevissimi, non è quel punto, sono stati colorati i silos, che facciamo? Li togliamo? E perché invece non parliamo dei container? È normale che un magistrato mi dica: ma noi siamo perfettamente consapevoli che i container dentro il porto non ci possono stare, perché i container per legge devono essere semplicemente fatti scendere, controllati per ispezione doganale e poi stoccati nei depositi. Il porto deve essere libero, non può diventare un deposito per i container. E se me lo dice un magistrato, mi dice: sì, però noi purtroppo, le forze dell'ordine più solerti, quando si occupano di questi fatti, poi vengono puntualmente trasferiti il giorno dopo. In questo caso la società civile dov'è? Cioè, per esempio, io parlo del porto perché è sempre qui vicino, ma è un emblema, non se ne è mai parlato a Catania come si deve. Ci saranno delle novità, io spero anche dal punto di vista giudiziario, che forse ci consentiranno di risvegliarci, però io vedo queste come priorità. Io ho scritto tanti di quei regolamenti per Catania, alcuni anche rimasti nel cassetto, quindi sono solidale molto umilmente con chi ha fatto parte delle commissioni, Rodotà eccetera, per scrivere articolati fantastici, ma che poi purtroppo qual è l'impatto che producono? Per esempio, un altro regolamento che dovrebbe essere istituito per legge, perché c'è una legge regionale, la 6/2011, che impone ai comuni che hanno una particolare presenza di cittadini extracomunitari di dotarsi di una consulta dei cittadini migranti. Un gruppo nutrito di associazioni, circa una trentina, quindi questa pratica della condivisione in realtà è sentita dal catanese, va però coltivata su fatti concreti, perché purtroppo noi catanesi siamo molto disincantati dalle idee, dai principi generali, siamo molto più affezionati ai fatti concreti, quindi sui fatti e sui problemi ci riusciamo a mettere insieme anche con una certa facilità. Per esempio, questo regolamento è stato scritto, è da un anno e mezzo che stiamo aspettando una risposta. Oppure un altro regolamento che si deve fare per legge, la legge 9/2010, che ha riordinato l'assetto della gestione dei rifiuti in Sicilia, prescrive all'articolo 4, lettera N, che i comuni si devono istituire, si devono dotare di un comitato indipendente che verifichi la gestione corretta ed efficiente della raccolta dei rifiuti. Dov'è? Sempre, questo regolamento è stato scritto sempre da cittadini che si sono sostituiti a chi dovrebbe farlo per incarico democraticamente assunto, e che però rimane giacente ancora nei cassetti di chi dovrebbe prenderli e semplicemente farli approvare dal Consiglio Comunale. Anche qua, 2 anni di attesa. Poi ci sono tutta una serie di strumenti che lo stesso legislatore ci offre già dal 2008. Io per esempio penso a mi ricordo se è un decreto legge, un decreto legislativo del 2008, che ha introdotto per la prima volta il concetto di rigenerazione urbana, prevedendo detassazione per microprogetti di arredo urbano. Poi queste forme si sono evolute nel 2013 con un decreto legge, in questo caso, che ha parlato espressamente di rigenerazione urbana, consentendo la gestione di alcune aree verdi a comitati di quartiere, addirittura con diritto di prelazione, quindi c'è anche poi una commissione con le forme giuridiche passate, applicate in modo anche abbastanza così esuberante verso forme nuove. E poi nel 2014 addirittura c'è la possibilità per i comuni di prevedere esenzioni in tutto o in parte di tributi locali per chi si vuole occupare mediante progetti di rigenerazione urbana di spazi pubblici. Ma in Sicilia siamo andati anche oltre, per esempio c'è la legge regionale 5/2014 che impone ai comuni di stanziare il 2% dei trasferimenti IRPEF regionali ai comuni per progetti che siano decisi con la cittadinanza. Questo cosa significa? Che i progetti devono essere improntati a processi di partecipazione. Quali sono i comuni che fanno questo? Ma soprattutto chi sono i siciliani, quali sono i siciliani a conoscenza di questi diritti? Noi, il regolamento sui beni comuni io lo vedo come un traguardo che sia segnato da percorsi che i catanesi faranno, intanto per pretendere ciò che già è loro di diritto, perché purtroppo noi siamo abituati a vedere i diritti come favori che ci devono concedere uno o l'altro,
e ci dimentichiamo totalmente della nostra dignità. Quindi ben venga il regolamento, sono contento di partecipare anche alla stesura di questo regolamento sui beni comuni, però se non lo caliamo in una realtà che è questa e non cerchiamo di fare di tutto perché più catanesi comincino a pretendere delle risposte e anche a fare delle proposte alternative a chi governa, il regolamento sarà un bellissimo documento che ci possiamo incorniciare a casa. Scusate se dico, sono stato forse un po' brutale, però siccome so che il tempo di tutti è prezioso, soprattutto l'impegno che si profonde nel portare avanti un'idea anche trasfusa in un regolamento, deve trovare attecchimento nella società, altrimenti, lo si diceva prima, ci troveremo qui a parlare che abbiamo fatto il regolamento sui beni comuni. Vi ringrazio. Voleva intervenire anche Anna Bonforte di Zero Waste Sicilia. Allora io vi ringrazio di questa opportunità, quella di questa mattina, e ovviamente avrei voluto che invece il professor Luca Rivarra fosse stato interrogato e per bene, in maniera esauriente, su tutto il resto delle attività che lui invece ha svolto al di là e oltre la sua partecipazione nobilissima alla Commissione Rodotà, perché quello che lui invece non vi ha detto è che al di là della sua grandissima esperienza di professore universitario messo in opera in quella commissione, poi da sempre ha accompagnato tutti i movimenti in fasi cruciali del passaggio di questo processo democratico, e a partire dal Forum dell'Acqua, del Forum dell'Acqua nazionale, intanto è tra i sei estensori dei quesiti referendari, che due dei quali poi ci hanno portato alla vittoria, parlo di quelli dell'acqua ovviamente, e questa non è roba da poco, e accompagnando l'attività politica quotidiana di quello che si sporca le mani insieme agli altri compagni d'azione e di lotta, e quello va benissimo, e vorrei accompagnarlo anch'io in questo, perché la parola compagno viene dalla convivialità, dal fatto di aspettare insieme il pane e non solo il diritto, e noi ci siamo avvalsi della sua conoscenza, esperienza e capacità per quello che riguarda una grande esperienza che è stata qua in Sicilia, il Forum dell'Acqua, il Forum dell'Acqua e dei Beni Comuni, perché così si chiama quel forum, di cui io faccio parte, così come di Zero Waste Sicilia, e lì abbiamo fatto qualcosa che probabilmente ancora non ha visto un esito positivo, però è la prima legge di iniziativa popolare sull'acqua, che quando nacque e quando venne proposta qua per la Regione Sicilia, che ha su questo legislazione primaria e che quindi, contrariamente a quello che succede nel resto d'Italia, poteva avere l'occasione di essere approvata senza andare in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e la tutela della concorrenza, che sulla questione dei servizi pubblici locali fa la differenza su che cosa può fare o non può fare una regione, qui ancora una volta il compagno Rivarra, oltre che il professore, ci ha dato una grandissima mano. Perché è importante quello che si sta facendo qui questa mattina? Perché è vero quello che dice Mirko Viola, non ci sono i catanesi qui, non ci sono qui stamattina, e invece bisognerebbe andarli a scovare uno per uno, casa per casa. Perché in realtà non ci sono soltanto i regolamenti che sono stati scritti, ci sono delle conquiste, parlo di quelle di Catania, non ultima quella delle unioni civili, che non è stata citata, ma che ha portato Catania ancora una volta ad essere una delle poche città ad avere una regolamentazione di fatto. Se qualcuno questo pomeriggio al Pride potrà rivendicare questo, lo potrà fare proprio perché comunque quei pochi catanesi caparbi che hanno creduto anche a questa occasione e hanno creduto che era interessante e importante sporcarsi le mani anche con un'amministrazione che non si condivide, anzi che probabilmente non si è concorso ad eleggere, quindi questo elemento è un elemento importante. Io come Zero Waste Sicilia vi vengo infatti a portare quell'esperienza che qui viene
raccontata anche in maniera un po' come dire subalterna, quella della sussidiarietà, per cui si può fare facilmente da foglio di fico ad un'amministrazione, perché noi per esempio, almeno dei nostri esperimenti, sono stati parte di quell'osservatorio che diceva Mirko Viola sul monitoraggio dei rifiuti, un osservatorio che ovviamente in quella fase, con quella funzione, chiaramente è stata solo una foglia di fico di un'attività sul controllo dei rifiuti, che ovviamente non si può riproporre, e anzi proprio a partire dal fatto che quello c'è stato e abbiamo visto come ha funzionato, quella diventa la pietra miliare per dire così non si deve fare per il futuro. È però un tentativo di sporcarsi le mani e di non di collaborare con l'amministrazione, ma di avere con l'amministrazione una interlocuzione forte, come diceva Matteo Iannitti, quando dice noi poi ce la sentiamo di controbattere, di avere un'idea diversa, ma questo deve partire dal fatto che noi qui questa forza cominciamo a costruirla, che non siamo delle piccole monadi in cui ognuno si accontenta io di riuscire anche a pulire la scogliera, perché alla fine la credibilità, perché non siamo credibili per i catanesi? Perché in qualche maniera non siamo mediamente riconoscibili, siamo considerati ognuno una piccola realtà. Allora, se invece a partire da questa occasione le tante realtà che sono qui presenti questa mattina non hanno paura di diventare forme di sussidiarietà che danno comunque un risvolto concreto, ripeto, che va dalla pulizia della scogliera, a cui noi abbiamo partecipato condividendo col dirigente, con Salvo Cocina a Catania, l'idea che comunque noi potevamo metterci a disposizione di una collettività senza necessariamente rivendicarne il risultato, e anzi sapendo che invece di questo avrebbe menato vanto proprio l'amministrazione, ma non ce ne siamo preoccupati. E alla stessa maniera però la forza di mettersi insieme con tutti gli altri che qua a Catania ci sono, e che appunto dovremmo cominciare a toglierci un po' con i tanti cappelli di Wittgenstein che ognuno di noi tiene, perché se io comincio a scoperchiarmene qualcuno, cioè potrei fare quasi una cappelleria rispetto a tutte le attività che ho il piacere di rappresentare. E la questione invece non quella della scrittura dei regolamenti, ma quella del processo con cui si arriva ai regolamenti, lo facciamo diventare il nostro elemento di forza. Ve lo dico a partire da realtà che oggi non sono qui rappresentate e che invece sono forti in provincia, e sono uno il comitato no discarica di Motta e Mister Bianco, che è quella piccola realtà di pazzi furiosi che hanno messo sotto sopra in tanti anni, a partire dalla raccolta firme, da cartoline, dall'essere ricevuti dalla Commissione d'inchiesta nazionale sugli ecoreati, fino a fare i ricorsi alla Corte europea. Un po' qualcuno ci piglia per le gulei perché pare che noi usiamo solo quegli strumenti. Noi abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione, da quello che serviva a bloccare la strada statale 121 e a buttarci sotto i camion, cioè una delle nostre attiviste che chiamiamo Tiananmen, perché guardate che davanti a un camion buttarsi davanti per bloccarlo e non farlo entrare in discarica non è una cosa semplice, a quelli che abbiamo scritto tutto quello che era possibile scrivere a tutte le commissioni, a tutte le corti di giustizia nazionali, al TAR, europee, per fare in modo che quella discarica chiudesse. E ora abbiamo ancora una volta ricevuto, dopo il primo diniego del rinnovo dell'autorizzazione dell'ampliamento della discarica di Mister Bianco, la conferma che la discarica verrà chiusa. Anche lì saremo guardinghi, noi però controlleremo che questa cosa possa continuare a succedere. E poi c'è l'altra realtà, quella del presidio del patto del fiume Simeto, anche lì legata al processo di mappatura di comunità che hanno fatto in quella realtà. E tutto parte solo da questo, dal fatto che per primo noi riusciamo a mappare la nostra comunità. Se noi riusciamo a mappare la nostra comunità, a dire veramente chi siamo, quanti siamo, ma proprio a contarci numericamente, per sapere che ogni volta che noi vogliamo che per la nostra città il bene comune sia rappresentato da una gestione democratica, che chiaramente non può essere solo una questione, ma è la gestione dei servizi pubblici locali, che è la questione epocale su cui non è che si interroga solo l'Italia, si interroga tutta l'Europa,
perché da quello poi nasce come vogliamo gestire acqua, terra, rifiuti, energia, perché la questione Nutriv noi non ce la dimentichiamo, l'articolo 35 dello Sblocco Italia non ce lo dimentichiamo, come quindi gestiamo tutte queste cose in una maniera pubblica e partecipata, debbono essere la nostra sintassi comune, direbbe Matteo Iannitti. Però la sintassi comune è l'ABC che noi dobbiamo riuscire a realizzare, parte dal contarsi. Mi auguro che questa mattina veramente sia l'inizio, che ci siano tutte le occasioni con cui in maniera, non dico quotidiana, settimanale, decidiamo che ci vediamo il mercoledì, il giovedì, il sabato, quando volete, un giorno, così come Forum dell'Acqua abbiamo fatto. Io mi ricordo tutto l'anno 2010, ogni giovedì della mia vita so che cosa ho fatto. Ogni giovedì dell'anno 2010 io ero presso Piazza all'Arci di Piazza Carlo Alberto, ogni tanto appunto l'amnesia è totale. Ogni giovedì dell'anno 2010 ero lì a ragionare insieme a persone provenienti dai partiti, fuori dai partiti, semplici cittadini, chiunque avesse voglia di fare qualche cosa per organizzare quello che c'era da organizzare sulla gestione democratica del servizio idrico a Catania. Se noi recuperiamo quell'esperienza, e quell'esperienza la facciamo vivere, perché ci prendiamo l'impegno che ogni mercoledì, non dico il giovedì perché ho il giovedì ora ho altri impegni, il mercoledì, il martedì, quello che volete, noi prendiamo questo impegno di vederci e di ragionare insieme su come sporcarci le mani senza pensare senza avere paura di essere subalterni, perché non ci faremo strappare di mano le cose che noi vorremmo ottenere, ma nello stesso tempo avendo la consapevolezza che quello che vogliamo fare non è il partito, non è la competizione elettorale, su questa forza noi anche a partire da questi pochi che siamo stamattina possiamo veramente costruire. E ovviamente chiediamo ai professori, quelli che ci sono oggi, magnifico l'intervento di Giso Amendola, del professore, del compagno Rivarra, già ovviamente io mi onoro della collaborazione, se ovviamente sappiamo di averli al nostro fianco, perché abbiamo bisogno sia dei legulei sia di quelli che sì, così è, che di quelli che si sporcano le mani come noi tutti i giorni. Grazie. Sulla proposta fattiva darei la parola a Riccardo Riccieri della Palestra Lupo, che in questo momento ci ospita. Grazie. A proposito, non fate scegliere il giorno, se non è più giovedì, ma se non lo fate scegliere a sabato, perché lui fa sabato alle 9:30, distanza, sabato alle 9:30. No, io voglio riallacciarmi a quello che diceva Mirko, no, sulle sue perplessità, che io naturalmente condivido, ed è difficile non condividerle. Per chi conosce le realtà delle città, forse anche meridionali, è poco attente alla cittadinanza attiva, no? Però intendo focalizzarmi sull'aspetto che molti qui hanno detto, cioè il percorso. Credo che il percorso sia importante tanto quanto l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere, ed è la stessa perplessità che avanzava Matteo Iannitti, cioè le realtà sociali hanno compreso quello che poi è l'obiettivo da raggiungere, hanno maturato dentro di loro questa riflessione e sono pronte a comprenderla, cioè a metterla in senso comune con gli altri. E questa è la vera perplessità e la vera sfida di questo incontro di oggi, che nasce qui perché noi forse diversamente da altri stiamo cercando appunto di raggrupparci, raccogliere le forze, perché comprendiamo l'importanza del momento. Ma trovo che il passaggio che noi vogliamo attraversare, cioè del unire insieme il nostro senso comune, rappresenti lo stimolo per innescare nella cittadinanza quella che è la molla che manca, che diceva Mirko Viola, cioè la cittadinanza non è cosciente di quello che può essere il suo ruolo sociale, tutt'al più può concepire un aspetto di cittadinanza attiva che si va poi ad espletare nel pulire le spiagge o in piccole azioni
E già arrivare a questo per un cittadino è una grande azione, cioè andare con un'associazione ambientalista a ripulire l'aiuola, già questo è il massimo che un cittadino di oggi può riuscire a fare. Noi naturalmente ci aspettiamo qualcosa di diverso che riguarda prendere coscienza di cosa significa entrare nella gestione di qualsiasi risorsa, quindi diventa un ruolo politico estremamente antagonista, come diceva naturalmente Giso, deve essere poi mantenuto fino alla fine, senza i rischi di cooptazione e di così, seduzioni da parte delle istituzioni che già esistono. Quindi mi auguro, come dicevi benissimo tu, che questo percorso sia scandito in maniera pratica, da giorni, da un lavoro metodico che tiri dentro quante più realtà esistano. Dirò di più, è che obblighi, tra virgolette, queste realtà a fare i conti con loro stessi, perché la mia sensazione, parlando un po' con tutte le realtà che abbiamo invitato, è quella che molti sanno che esiste la grossa tematica dei beni comuni, molti ce l'hanno nell'animo, ma pochi si sono seduti a riflettere su questo tema, perché politicamente si è portato diciamo, alle sue logiche conseguenze, risulta un discorso estremamente antagonista che va a toccare i temi della proprietà e teoricamente a sovvertire anche l'istituzione Stato come istituzione che si è accaparrata la categoria del pubblico in maniera un po' impropria. Quindi mi auguro che questo percorso veda questa strada estremamente regolare e metodica e che ciascuno di noi riesca a fare i conti con i propri, le proprie angosce politiche che non abbiamo risolto, e soprattutto mi auguro che arrivati a quell'obiettivo si riesca ad avere il coraggio di non cedere, come lasciava sospettare Matteo, come una paura legittima e d'altronde nutriva. Quindi posso augurare a tutti buon lavoro e a presto, insomma. Ora io lascerei le conclusioni intanto al professor Amendola, in attesa che arrivi anche il professor Nivar. Come? Ah, prego. La cosa mi ha colpito molto l'intervento di Amendola, la questione bene comune, la questione bene comune alla democrazia dal basso, che poi è stato ripreso da tutti, ma quello del comune. Per me, quando prendere questo argomento, il concetto di democrazia dal basso, secondo me significa aprire un percorso. Se vuoi coinvolgere le persone come me, cominciamo a parlare di come organizzare una democrazia dal basso. Se invece non li vuoi coinvolgere, io perché non sono buono, io più di mezz'ora di discussione non riesco a fare. Le persone, e quindi di questi ce ne sono tante. Se tu le vuoi coinvolgere, queste persone, devi cominciare a parlare di questioni pratiche, di organizzare. Secondo me parlare di democrazia dal basso significa creare l'organizzazione, che poi è la cosa che qualcun altro ha preso, ma Gianni Amitra ha detto moltissimo, ha detto due cose fondamentali: costruire il contesto, cioè ha detto a questa assemblea di persone diverse, di gruppi diversi, che bisogna costruire il contesto, non costruisco il contesto, costruiamo il contesto. E ha detto anche che bisogna mettersi assieme per contrapporci assieme a certe cose. Questo significa, partendo da questo tipo di concetti, significa aprire il discorso della democrazia dal basso. Allora lì persone come me le trovate, ma finché stiamo a parlare io non ce la faccio, mi dispiace. Quando cominciamo a lavorare io ci vengo, sarò a disposizione. E perché vi dico questo? Perché so che democrazia dal basso significa entrare nei quartieri, nelle università, cioè un lavoro immane. E di fronte a tutto questo male lavoro, in genere ci si ferma, no? Invece queste discussioni noi riusciamo a farle molto bene. Poi l'altra cosa che mi colpisce, lo voglio dire, ma non è una critica, io lo dico un po' a tutti, quando si parla delle perplessità che abbiamo, in particolar modo riferite ai difetti dei catanesi.
E io dico, ma forse è una fortuna che ci sono i difetti dei catanesi, se no non saremmo qua oggi, perché se i catanesi erano più bravi di me non c'eravamo qua. E poi i catanesi non sono bravi, e allora noi siamo costretti a fare quello che stiamo facendo. Se noi non ci lasciamo demoralizzare dai difetti dei catanesi, lo dico a te, ma non lo dico come critica, no? Ma certo, no, scusami, non è una critica, io ti voglio stimolare ad avere più forza ad andare avanti, perché proprio sono quei difetti. Scusami, siccome quello che hai detto tu poi lo viene ripreso da tante altre, e ci demoralizziamo, perché effettivamente io apro la porta di casa, mi basta la voglia di uscire, no? Lo stesso per te, per tutti quanti, quando usciamo vediamo la gente che entra e butta la mondizia dalla strada, mi basta la voglia di uscire, ma sono quei difetti che portano a me ad avere più forza, lo dico anche a te, lo dico agli altri, bisogna avere più forza, perché se no veramente ci barichiamo dentro. Sarà anche Nadia della Mangiacarte Palestra Lupo che voleva. Niente, io sì, mi ricollego a quello che diceva Arturo. Nel senso che per quanto riguarda la cultura della partecipazione e l'allargare questa ideologia, diciamo, dei beni comuni, sicuramente il coinvolgimento delle persone deve trovare strade nuove. Proprio che proprio la parola stessa assemblea non attiri più molte persone, quindi già se questo si chiamava incontro, possibilmente con professori aveva una sfida più di andare lì per essere informati piuttosto che andare lì per non dire la propria, che poi in realtà per tutti hanno sempre un momento di dibattito. Però in realtà penso che se riusciamo con regolarità, perché è importantissima la presenza regolare, da mesi che a lupo io chiedo ai beni comuni di incontrarsi con regolarità in maniera che possa garantire partecipazione, una partecipazione più ampia, anche allargata al resto della città. E penso che se riuscissimo a intraprendere questo percorso, poi ognuno potrebbe dare un contributo proprio. Se vogliamo invece rimanere in questa dimensione più politica fatta di assemblee e riunioni, penso che una sorta di presenti tu in cui a un certo punto il percorso si chiude, perché noi abbiamo scritto il regolamento, ma poi la città non lo conosce, non lo riconosce, non lo usa. E penso che i percorsi possono essere sia quelli standard di piccoli laboratori sui beni comuni, tra l'altro la lista che hai fatto tu è bello come membro di Palestra Lupo vedere che noi già l'abbiamo un po' toccati quasi tutti i punti, però si può partire dalle scuole, ma anche usare lo spazio Palestra Lupo che è molto forte in queste ideologie, cioè noi cerchiamo di alimentarci il più possibile con energie rinnovabili, abbiamo un concetto di comune che è vissuto poi in pratica, abbiamo la biblioteca, abbiamo gli spazi condivisi, abbiamo attrezzi condivisi, abbiamo intelligenza condivisa, che è tutto, penso, parte di questo lessico. Parlando di lessico, l'idea di creare un codice etico che partisse dalle definizioni di parole, perché almeno voi partecipate alla definizione di questo codice etico, perché voi avete la pena d'opzione. E penso che tutti questi step sono da compiere, però dobbiamo anche capire dei meccanismi che garantiscano la partecipazione. Appunto, il nostro codice etico, neanche gli abitanti del Lupo ancora hanno aiutato nella definizione, quindi possiamo stare qui all'assemblea a riempirci la bocca, però poi nelle azioni concrete ogni singolo di noi deve essere al 100% al pari con quello che dice. Però penso che se si intraprende un percorso con tappe settimanali e si crea un gruppo, poi possibilmente sarebbe ideale informare la città che abbiamo questo percorso. Stiamo intraprendendo questo percorso, una volta al mese aprirsi alla città e fare un evento ben pubblicizzato che più o meno restituisca i risultati del lavoro svolto, e cercare di renderlo il più vario possibile. Cioè non chiudiamoci, chiudetevi, non chiudetevi, dico a voi, perché più o meno le personalità che hanno parlato sono professori e gente impegnati nella politica, nel fare politica, ma coinvolgete persone come Giulia, per dire, del laboratorio di riuso, che vede nella spazzatura un bene. E quell'azione concreta, secondo me, genera molta più partecipazione nella larga parte della cittadinanza, perché vedono un qualcosa poi di reale, no? Mizzi, la tua sto tetrapack che sarebbe andata nella discarica, non si sarebbe mai di sciolto, io l'ho fatto diventare un
so, una forma geometrica strana che ancora non abbiamo capito. No, è una cosa. Per dire, cose concrete che poi riescono a comunicare a alle fasce cercate più giovani, agli anziani, quello che poi è il vero contenuto, non la parola Lavana, che per quanto io la reputo interessante, però appunto io posso leggere, forse non a quest'ora, però magari nel tardo pomeriggio riesco a leggere 3 ore di assemblea, ma oggi tutti i lamentari e io non sono riuscita a entrare fino a poco fa perché ho una serie di passaggi prima di poter impegnarmi. Quindi sì, l'invito mio è cerchiamo di essere più concreti possibile, perché poi in realtà sono le azioni concrete che hanno un vero dialogo con la cittadinanza, e la cultura della partecipazione a Catania è veramente ancora molto immatura, cioè non abbiamo una cultura della partecipazione, abbiamo alcuni elementi particolarmente determinati che poi decidono però non riescono a generare la cittadinanza. Dunque, premetto che la mia formazione culturale è quella psicologica, nel senso che il mio modo di approcciarmi alla realtà è quanto riguarda la realtà stessa e quello che propongo spesso è l'approccio della risoluzione dei problemi, all'inglese problem solving, ovvero sì, analizzare tutto la situazione locale, cioè dal globale al locale, mondiale e catanese, verificare quali sono i punti di debolezza, di criticità e i punti di forza, dopodiché proporre una risoluzione dei problemi. Quello che sono stati analizzati, verificare, uscendo dallo schema classico, culturale, contestuale, in che modo si può risolvere questa situazione. Faccio un esempio pratico. Appartengo io come sensazione politica agli amici di Beppe Grillo e insieme anche per quello stesso, un giorno uno dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle che adesso parlava di una cosa interessante, ossia pulire direttamente dall'ufficio comunale, vedo che gli Abruzzi, tutti i vari poster eccetera che, di cui nessuno si impegnava per nulla. Ora, è vero che sono un disegno interessante, però ha creato comunque un grosso conflitto, ovvero sia, non ha educato la cittadinanza a impedire non di sporcare i soldi direttamente le persone. Ora, scusa se interrompo, ci ricredi, sei un po' più breve, perché il professor Mirata deve andare in piede per il 3. Sul 3. Sì. Il messaggio che vorrei proporre non è tanto quello della partecipazione, ossia spingere tutti i vari cittadini catanesi della Civita o dei partiti popolari a partecipare ad ogni costo, quanto innanzitutto, prima fase, creare aggregazione, cioè contarci, numerarci, questa ristretta percentuale del 20% massimo, e sono ottimista che siamo, ma 20% sulla popolazione di Reggio Catania, che è di centinaia di migliaia, è un bel numero, di aggregarsi verso uno simbolo che non è appunto sulla libertà americana, ma palestra, lupo, grazie lupo, il lupo. Dopodiché spingere le varie realtà, officinale belge, no waste, teatro coppola, Catania bene comune, eccetera, eccetera, a riconoscersi sotto questo simbolo, questa capa comune di tutti, in cui, come diceva giustamente Matteo Annetti, ci si litiga, ci si confronta, ci si fotte, ma si fa un rapporto di amicizia fraterna e non con di fratelli coltelli. Quindi aggregarsi noi e loro un secondo tempo partecipare. Grazie. Sì, io purtroppo me ne devo andare, ti devo tornare a Palermo, ma va bene, non saprei esattamente che cosa dire, certo, non le conclusioni che sono, mi pare, e per fortuna abbastanza passate di moda. E questa questione del regolamento, siccome aleggia, ma il regolamento ha un senso nella misura in cui c'è un'interlocuzione con l'amministrazione, cioè, altrimenti diventa, come dire, un esercizio accademico nel senso più deteriore del termine. Quindi, diciamo, siccome
si è detto, sì, facciamo il regolamento nel presupposto che ci sia comunque una qualche possibilità di interlocuzione con l'amministrazione comunale, perché i regolamenti che di cui abbiamo parlato nella prima parte della mattinata sono tutti regolamenti che poi vengono adottati con delibere, diciamo, dei consigli comunali e poi con ordinanze, diciamo, con atti, diciamo, della amministrazione. Quindi, punto primo. Punto secondo, anche lì le esperienze che si sono accumulate fino ad ora sono esperienze che ci propongono due modelli. O il modello del regolamento generale, che è il modello Chieri, Siena, Napoli, bla bla, oppure uno potrebbe anche, però questo io non lo so quanto voi, non sono così interno al vostro dibattito da poter dire se questa prospettiva vi interessa, perché poi c'è un altro modello, che è il modello, come dire, dell'ex asilo Filangieri, cioè invece che il regolamento dei beni comuni en général, potrebbe essere il regolamento della ex palestra Lupo, tanto per dire. Naturalmente anche in questo caso, perché la cosa abbia una qualche rilevanza dal punto di vista pratico, è necessario avviare un'interlocuzione con l'amministrazione e con il consiglio comunale. Quindi queste sono decisioni che poi spettano ai compagni che stanno dentro i processi, che appunto alimentano queste esperienze. Però dico, il presupposto è che io, per esempio, non conosco bene la realtà catanese, ma se c'è la possibilità di mettere in connessione tutte queste esperienze, allora ha più senso immaginare un regolamento en général, come si diceva prima. Se invece in questo momento le condizioni non ci sono, uno potrebbe dire intanto facciamo uscire da questa sorta di indistinto, di zona grigia, di limbo, la palestra dove si è consolidata un'esperienza significativa, la palestra Lupo. Dal punto di vista, quello che vi posso dire in conclusione, e ringraziando tutti, per in particolare la compagna Anna Bonforte, che mi ha descritto come il novello von Jhering, ma purtroppo nessuno, a parte la compagna Bonforte, si è accorto di me e non mi ha ancora mandato alla Corte Costituzionale, anche se io in cuor mio penso di meritarlo, devo dire la verità. Io naturalmente sono le mie, come dire, modeste competenze di tecnico, oltre che la mia, come dire, disponibilità di politica, diciamo, da compagno, sono a vostra disposizione. Se c'è, diciamo, da cominciare a buttare giù, però ci sono delle decisioni di carattere politico preliminari che potete assumere soltanto voi. Grazie e arrivederci. Che devo fare? No, io volevo poi rispondere prima di tutto, prima di passare la parola a Gisio, che devo accompagnare Luca, volevo in parte anche rispondere a questa cosa. Prima di tutto mi corre comunque l'obbligo di ringraziarvi, perché so che vi ho un po' stressato per riuscire a venire qua. Non esagerare. E devo dire che ovviamente noi ci aspettavamo, avevamo immaginato una situazione assembleare, invece si è ridotta una cosa per rappresentanza, ma la cosa comunque io la ritengo questa esperienza assolutamente positiva, anche perché è stata preceduta da altre due riunioni dove c'erano presenti ogni volta 10-15 persone per rappresentanza di varie associazioni e diverse fra di loro. Dunque, per rispondere a quello che dicevi tu e che veniva detto anche in genere sul percorso, quello che noi un po' tutti abbiamo puntato, e qua devo fare una prima sintesi, abbiamo riscontrato che c'è una grande omogeneità su alcuni concetti. Uno è questo: quello che è importante è il percorso, non che il risultato sia insignificante, ma il percorso è quello che ci farà crescere, ci farà ottenere risultati. E da questo punto di vista abbiamo riscontrato una grande omogeneità, pur nelle grandi differenze che si sono anche viste, ma questa volontà di stare assieme, entrare dentro quella cornice di cui parlava Matteo, è una cosa che abbiamo riscontrato. Poi ci sono una serie di altre parole chiavi che ho riscontrato, già possiamo tirarle come sintesi. Uno è il concetto beni comuni comune. Anche nelle riunioni precedenti
in un qualche modo, non con, con la chiarezza e con l'abbondanza di spiegazioni che è stata resa da te e da Giso, comunque sento di poter dire che c'è già una base di condivisione. E dunque è un'altra questione che devo dire, anche questo riscontro come opinione generale, che non è solo frutto dell'analisi nostra, è che effettivamente se io interrogo le persone che sono state qui, che sono qui e che alcune sono fuori, se questo sarebbe stato possibile l'anno scorso mi avrebbero detto di no. Vuol dire che le cose stanno cambiando nel mondo, ma anche qua. E questo ci fa sperare, per cui l'avvertimento che giustamente veniva posto in modo severo da Mirko, che con una buona dose di severità insisteva sul fatto che o coinvolgiamo la cittadinanza o finiamo in un cassetto come gli altri, io lo condivido come principio, però dico con molto più ottimismo forse di quanto non abbia concluso lui, devo dire sono un irriducibile ottimista perché sennò alla mia età probabilmente non sarei qua, però devo dire, ho l'impressione, ho la sensazione dal percorso che abbiamo già compiuto verso questo passo, che il clima sia radicalmente cambiato e ci sia una disponibilità generalizzata. Colgo l'invito di Luca nel cominciare a prendere delle decisioni per avere un'interlocuzione. Per quel che riguarda la singola palestra, un'interlocuzione è aperta, lasciata un po' stand by ultimamente, proprio in attesa anche di questo evento, con un'interlocuzione con il comune, l'amministrazione comunale, è chiaro che va aperta. Ed è una cosa che ne abbiamo accennato nelle riunioni precedenti, ancora non abbiamo percorso, ma è nella testa di tutti, raccogliamo il tuo invito a farlo probabilmente con maggiore sostanza, con maggiore velocità, perché senza un interlocutore ci raccontiamo le cose addosso e poi ce le mettiamo nel cassetto. Io concordo. Vi ringrazio ancora, ora passo la parola a Giso per concludere. Credo che noi dobbiamo andare. No, non volevo fare un intervento, solo un inciso. Ci sono perché sostanzialmente non voglio fare un intervento perché sono veramente d'accordo su quello che si è detto in linea generale, solo mi sfugge una piccola cosa, credo che non si tocca la specificità della città di Catania, cioè negli ultimi interventi ho sentito dire delle cose che mi risultano un po' eretiche, pensare di poter immaginare una cosa simile a quella che si fa, perché non voglio fare. Noi viviamo in una città che da sempre va a due velocità, cioè ci sono i quartieri e il centro storico. L'amministrazione, le amministrazioni, quelle di centro, di destra, di sinistra, eccetera, in tutti questi anni di governo hanno sempre mantenuto questa distanza enorme tra il Salotto Buono, il centro storico e tutto il resto, che noi sappiamo benissimo che è in mano alla mano. Allora, al di là dei regolamenti che si vogliono fare, cioè, noi sappiamo già in partenza che questi regolamenti verranno applicati solo ed esclusivamente in quella piccola zona che è il centro storico. Da noi il comune si è sempre comportato, ripeto, tutte le amministrazioni, esattamente come una cosa macrosa, ben attento a proteggere e controllare il proprio territorio, altrettanto attento a non invadere quello controllato dalla mafia. Lo sappiamo bene, a Librino le occupazioni sono gestite dalla mafia, tutto quello che noi facciamo all'interno del proprio quindi sappiamo bene che ci sono interi quartieri, Librino è un quartiere di 70.000 abitanti dove praticamente non esistono servizi, proprio primo nostro obiettivo specificatamente come catanese, come gente che conosce la nostra realtà, sarebbe quello di cercare di in qualche modo rompere questa logica che vuole praticamente una cittadella bella, molto europea, perfetta, eccetera, eccetera, con tutto il resto mantenuto alla larga. Ora io credo giusto quello che. Ma insomma, persino i posti di blocco nella polizia dei carabinieri vengono fatti nelle zone di frontiera, perché si vuole, chiaramente è una cosa impossibile, noi sappiamo bene quello che succede, no? Tutti quelli che si lamentano perché arrivano i ragazzi nei quartieri al centro storico, ci fanno i coloni sul giornale, come se non fosse una cosa
normalità, cioè come se potesse esistere una sorta di isola 15, questo quartiere, questo centro storico, all'interno poi di... Scusate, non mi sono dilungato, non volevo fare un intervento, però volevo stigmatizzare questa cosa perché mi sembra che un attimo si sia persa. Figurati, io c'ho davanti a me l'immagine di Napoli, no? Quindi questa storia delle due velocità, quindi se la tua obiezione è beni comuni per il salottino, beni comuni per i quartieri bene e polizia che spara per i quartieri male, la conosco bene qual è la situazione, no? Da noi risolvono sparando sui ragazzini con i movimenti per bene che della società civile, no? Che dice non aveva il casco, legalità, quindi conosco bene questa tua obiezione, però conosco anche il fatto che proprio dal movimento dei beni comuni poi a Napoli è nata non solo l'amministrazione che ci ha messo su un bel cappello, ma sono nate anche, si parlava prima del Filangieri, esperienze che hanno fatto moltissimo per rompere questa idea del bene comunismo per bene e della lotta delle periferie in modo molto consapevole, in modo molto e preciso, perché poi c'è anche l'elemento contrario, cioè l'idea che poi tu fai la lotta per le periferie come l'hai sempre fatta eccetera, senza capire che oggi devi invadere anche il centro della città se puoi vincere, no? Puoi fare diversamente, quindi ho ben chiaro questa idea qui e i rischi di fare il bene comunismo per bene del centro storico che parla con l'amministrazione perché in fondo ha lo stesso linguaggio. E questa cosa qua va rotta e però va rotta con le armi che abbiamo. Un compagno aveva detto prima una parola chiave su cui vorrei l'attenzione per andandocene, che era organizzazione, non era venuta fuori. Beh, organizzazione è una parola vecchia, ma è quella che manca tutta questa storia del processo, del regolamento eccetera. È uno dei modi che uno si può inventare per fare dispositivi di organizzazione, se è consapevole che oggi il livello dell'avversario è diventato tale che tu non puoi contare sulla tua capacità di giocare sull'avvertenza e sul conflitto, cooptazione, eccetera, eccetera. Sei fatto fuori da un livello dell'avversario che ormai non è il sindaco, non è la giunta, ma una città è gestita direttamente dall'economia finanziaria legale e illegale, se sapete distinguere qual è quella legale e qual è quella illegale. E quindi se non ci sono dispositivi che ti mettono a quell'altezza là, tu non sei in grado neanche di respirare. Poi è ovvio che sei cooptato, io lo so benissimo e sono preziose le esperienze a cui tu facevi riferimento di sussidiarietà. E però non decidi tu se quelle vengono cooptate o no, non è un discorso di essere per bene o per bravi, di essere duri militanti o servi dell'amministrazione, non è quello. Io ho visto i più duri militanti farsi cooptare senza manco accorgersene, e i più borghesini servi dell'amministrazione riuscire a far esplodere delle mince là dentro. Non è questione di capacità di capacità di fare la voce dura o di essere servi, è questione di rapporti di forza e di organizzazione. E attualmente non c'è movimento dei beni comuni che non può affrontare, che può non affrontare il livello dell'organizzazione, il problema dell'organizzazione complessiva e il problema dell'intervento sul campo politico complessivo. Questa è la cosa. Poi il regolamento è utile o no per fare un percorso di questo genere, lo vedremo. Troveremo altri dispositivi, ma il processo è questo. Proprio per chiudere, non è il processo di mettersi insieme dal basso e poi vedere che cosa succede. La democrazia dal basso può essere una cosa ottima, ma può essere anche una retorica, perché non ti fa vedere che oggi non è che semplicemente sviluppi la tua autonomia distante e non consapevole o abbastanza
schifiltosamente astratto da quello che fa il campo politico. Sporcarsi le mani oggi significa avere dei dispositivi organizzativi in grado di intervenire sullo spazio politico per romperlo. Se no non c'è mutualismo che tenga, se no starai a rimettergli sempre le palestre a nuovo, poi quando sarà abbastanza bellina decideranno di sgombrare. Sarà così, ma questo non dipende da quanto i compagni sono duri o da quanto i compagni sono venduti. Dipende da quando ci mettiamo in testa che noi dobbiamo fare organizzazione e politica. Due parole vecchissime a cui bisogna però aggiungere il fatto che diceva la compagna prima, che i modi devono essere radicalmente diversi perché i linguaggi sono radicalmente diversi, i soggetti sono radicalmente diversi. Ma se non fai organizzazione e politica tu non la smonti, perché l'avversario oggi è tale da non lasciarti nessuno spazio autonomo. Non c'è da lavorare più negli interstizi, ci sgomberano negli interstizi, punto e basta. Se non vinci, se non fai Ada Colau a Barcellona, se non prendi la città, non hai spazio. Altro che cambiare il mondo senza prendere il potere. Certo che non lo prendi domani mattina il potere, ma se non cominci a ragionare così, il potere prende te e poi sono dolori. Io volevo ringraziare nuovamente Giso e ringraziare tutte voi per aver partecipato. Per l'organizzazione c'è un banchetto all'ingresso, all'interno, cioè sul quale c'è un foglio dove segnare i propri indirizzi email per poter prendere parte a questo processo costituente e non perderci per la strada. Grazie a tutti.